Buonasera, bentrovati amici di Passione Bari, Radio Selene. L'ora della verità è l'ora del Bari sul campo del Sud Tirol a Bolzano. Tra 20 minuti, prima gara della semifinale playoff contro la formazione altoatesina. Un Bari che cercherà in tutti i modi di confermare quanto di buono, di ottimo ha costruito in questo campionato. Una terza posizione con cui ha chiuso la regular season che i biancorossi dovranno confermare sul campo a partire dal primo atto di questa semifinale, una semifinale nella quale il Bari è chiamato a dimostrare idee, gioco, personalità, mentalità, carattere, tutto quello che deve incarnare sul rettangolo verde, sapendo che c'è un'intera città che questa sera sarà al fianco con la testa e con il cuore del Bari. Buonasera amici di Passione Bari, in regia Francesco Capoti, coadiuvato dal nostro maestro Teo De Marinis, in studio con noi come sempre compagno di viaggio in questa stagione straordinaria Duccio Curione. Ciao Paolo e buonasera a tutti. Andiamo subito a collegarci, non è solo, ora vi presentano anche l'altra ospite che avete già visto. Abbiamo due ospiti in collegamento da alcuni ritrovi dei tifosi del Bari questa sera. Avremo due punti con i quali ci collegheremo durante i 90 minuti anche per cogliere le sensazioni, gli stati d'animo dei tifosi davanti al teleschermo, mentre 625 biancorossi sono al Druso di Bolzano. Marco Iusco in diretta dal Mida Bistrò. Buonasera Marco. Non ti sentiamo Marco, bisogna attivare il tuo microfono. Paolo, mi sentite? Sì, ti sentiamo Marco. Ti saluto Paolo, e stanno correndo tanti tifosi dal Mida Bistrò. È appena anche arrivato l'autore, la voce dell'inno biancorosso, Sabino Bartoli, Sergio Fanelli, tanti tifosi del locale del presidente anche della Virtus Mola, Mino Zapparelli, e adesso appunto si sta riempendo il locale, faremo i collegamenti, ci sono ogni volta che vorrete, ma soprattutto per vedere le espressioni gioiose da parte dei tifosi che sentono moltissimo questa partita. Ovviamente noi ci auguriamo che le espressioni possano essere gioiose. Marco, dalla Mida andiamo allo Steam Pub Bari in via Albero Tanza, a pochi passi dal quartier generale della Bari siamo noi, dove c'è questa sera per Radio Selene Gabriele Ragnini. Buonasera Gabriele. Buonasera Paolo, buonasera a tutti gli spettatori. E allora intanto non sentiamo benissimo Gabriele, regia, quindi magari cerchiamo di ottimizzare il collegamento con il nostro inviato in via Albero Tanza. Nel frattempo ritorniamo in studio per dare il benvenuto a Roberta Anelli, tifosa della Casa del Galletto, uno dei gruppi ovviamente che animano i social. Buonasera Roberta. Ciao Paolo, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui, chiedo subito due telegrammi partendo da Roberta sui vostri stati d'animo. Un'ansia incredibile come non si viveva da tempo. Speriamo bene, incrociamo le dita. Entrando Roberta mi ha confidato qualcosa che insomma per me è incredibile, vuoi ripeterlo? Sì, ho detto a Paolo che è meglio partorire. Vedremo se tutte le tifosi all'ascolto, mamme, sono d'accordo con questa tua idea. Intanto Duccio, è un Bari che insomma qualcuno dice ha più pressioni di tutti, è davvero così? Ma sì, è chiaro che per il Sud Tirol questo è un risultato sportivo già di per sé importante, per il Bari invece no, il Bari deve raggiungere la finale e giocarsi lì le chance per poter arrivare in Serie A, quindi qualcosina in più il Bari ce l'ha in termini di pressioni, però sono certo, grazie anche alla serenità del tecnico biancorosso, questa pressione sarà gestita in campo molto bene. 20 e 14, non mancano le novità nella formazione del Bari, anche se va detto, si è parlato moltissimo di chi avrebbe giocato sulla corsia destra, Dorval sì, Dorval no, in realtà Mignani probabilmente ha compiuto la scelta più saggia da quale punto di vista? Dal punto di vista di non stravolgere la sua squadra, optando per delle sperimentazioni che forse sulla carta potrebbero risultare o sarebbero potute risultare pericolose. Andiamo al Druso di Bolzano, dove c'è per noi Luca Guerra. Buonasera Paolo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e utenti, buonasera dallo stadio Druso di Bolzano, uno stadio
sold out, piccole dimensioni per questo impianto sportivo, 5.500, lo sappiamo, i posti a sedere, sentirete in sottofondo probabilmente i 625 tifosi del Bari arrivati qui nel cuore del Trentino Alto Adige per questa semifinale di andata dei playoff di Serie B di fronte a due squadre che, pensate un po', appena 13 mesi fa si sfidavano per la Supercoppa di Lega Pro, avendo vinto rispettivamente il Sudtirol, il girone A, il Bari, il girone C di Serie C. Hanno convinto, hanno vinto tanto, adesso si vanno a giocare un pezzo di gloria. Una delle due sarà in finale in questo lungo, lunghissimo ed emozionante campionato di Serie B. Ascoltavo, Paolo, già le vostre considerazioni sulle formazioni. Se sei d'accordo, procederei con la lettura intanto delle squadre. Vai pure, Luca. E allora, partiamo proprio dal Bari, dove Mignani ha sciolto i suoi dubbi. Maglia da titolare per Dorval, per Mazzotta, per Maiello, che torna quindi titolare a 49 giorni dall'ultima volta dal primo minuto. Eravamo proprio qui allo stadio Intruso di Bolzano, era il 10 di aprile, Maiello uscì per un problema al ginocchio, ha rimesso piede in campo soltanto negli ultimi minuti di Genoa-Bari lo scorso 19 maggio, anche provocato quel calcio di rigore trasformato da Criscito che ha fissato il punteggio sul 4-3. Intanto gli applausi che sentite sono per i componenti delle due squadre che adesso tornano negli spogliatoi, esaurita la fase di riscaldamento. Tra 14 minuti si farà sul serio, avrà il via questa sfida lunga 180 minuti. Dicevo, Mignani stupisce soprattutto in attacco, dove Esposito viene confermato come trequartista titolare. Antenucci, il dubbio fino a questa mattina sembrava tra Moracchioli e Folorusso, invece punta sull'esperienza, punta sulla fame, punta sulla determinazione, punta probabilmente anche sulla capacità di giocare certe partite da parte di Mirko Antenucci. Mignani, intanto mentre vi parliamo, esercizi in corso sui calci piazzati sia per Esposito che per Maiello in casa Bari. Esposito dalla media distanza, Maiello in particolare dal limite. Adesso Maiello tenta anche uno scatto, grande voglia di tornare titolare, di tornare protagonista per Raffaele Maiello. Allora, dicevamo del Bari, Bari che fa meno di Puccino e Seterri infortunati, 4-3-1-2 per i biancorossi di Mignani, che si schierano tra i pali con Caprile, linea difensiva da destra a sinistra con Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. A centrocampo ci sono Maita, Maiello e Benedetti. Esposito avrà il compito di supportare Chedira e Antenucci. La risposta del Sutilo, che fa meno, lo sappiamo, di Matiello, l'ex più controverso di questa partita, un Matiello out a causa della lussazione al gomito che si è procurato nella partita vinta dal Sutilo contro la Regina per 1-0 nello scorso turno di campionato. 4-4-2 per Bisoli, che sceglie una mediana molto muscolare con Poluzzi in porta, con Curto, Zaro, Vinto e De Colli in difesa. Un centrocampo con Lunetta a destra, Belardinelli a sinistra, nel mezzo Taite, Fiordilino davanti, Odobu e Mazzocchi. Le due panchine, Sutilo con i due portieri Minelli e Marano, poi Celli, Siega, Carretta, Tissè, Casiraghi, Rover e Clu, Pompetti, Larrivei e Giorgini. Il Bari dispone del secondo portiere Frattali, poi di Matino, Benali, Botta, Moracchioli, Zudek, Schidler, Ricci, Bellomo, Molina, Folorusso e Mallamo. L'arbitro dell'incontro è un arbitro esperto, molto affidabile, come Federico Dionisi della sezione di L'Aquila, assistente numero 1 è Ciro Carbone di Napoli, assistente numero 2 Damiano Di Iorio di Vico Equense, il quarto ufficiale Francesco Meraviglia di Pistoia, al VAR c'è Luca Banti di Livorno, il suo assistente è Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Occhio anche ai cartellini, ovviamente in casa Sutirol, dove i diffidati sono Bellardinelli, Sisse e Curto. Il Bari invece, entrando ora nel tabellone playoff, ha visto tutte le sue diffide in essere annullate, nello specifico parliamo di Bellomo e di Mazzotta, erano loro i diffidati che Mignani ha risparmiato appunto nell'ultimo turno di campionato giocato sul campo del Genoa. Posso dirvi dal punto di vista climatico che la temperatura è davvero perfetta per giocare a calcio, siamo sui 21 gradi circa al fischio d'inizio, qualche goccia di pioggia proprio intorno alle 19.30 mentre stavamo predisponendo il collegamento prepartita. Al momento però le nuvole si sono allontanate, ovviamente grande curiosità per capire quale sarà l'approccio a questa doppia sfida di Sutirol e Bari. Linea allo studio. Benissimo, ovviamente tra poco torneremo al Druso di Bolzano. Un saluto a tutti gli appassionati, i tifosi che ci ascoltano da Bari, dalla Puglia, dall'Italia e da ogni parte del mondo. Ovviamente queste sono occasioni che fanno sì che chi è lontano, soprattutto da casa, anche decine
centinaia di chilometri o decine di migliaia di chilometri, magari si sente un po' più vicino alla sua terra. Quindi davvero un abbraccio da tutti noi. Abbiamo anche delle immagini realizzate dal nostro Luca Guerra, regia, all'esterno dello stadio Druso, le file dei tifosi del Bari all'ingresso. Ci sono stati dei problemi perché in realtà in autostrada, non lontanissimo da Bolzano, si è verificato un incidente stradale con fortissimi rallentamenti e code, ma la sensazione anche a vedere il settore ospiti del Druso è che fortunatamente tutti i tifosi del Bari sono arrivati in orario rispetto all'avvio del match. E allora riproviamo con i collegamenti, partendo da Gabriele Ragnini, che è il nostro inviato questa sera allo Steam Pub di Bari. Ci sei, Gabriele? Ciao Paolo, sì, ci sono, mi sentite? Ora ti sentiamo sicuramente molto meglio. Qual è l'atmosfera dalle tue parti? Ottimo. Allora, l'atmosfera è che praticamente siamo riusciti a rubare qui un angolino in veranda allo Steam Pub, perché si prevede un tutto esaurito, più di 80 coperti. Ovviamente non è il tutto esaurito del settore ospiti del Druso, però insomma ci saranno tanti tifosi, già arrivano i primi gruppi di tifosi con vessilli, con magliette, tanti ragazzi, tanti bambini. La maggior parte attende ancora all'esterno, magari attende l'inizio della partita per prendere posto. Ci sono anche tante persone che si sono sedute all'interno, insomma in una situazione più conviviale, però anche loro seguiranno la partita. Ovviamente non lontanissimo, Gabriele, da dove tu ci stai raccontando quel che accade, c'è, lo abbiamo detto, no? Il punto nevralgico del centro coordinamento Bari Club, la Bari siamo noi. Come funzionerà questa sera? Allora, praticamente molti tifosi si sono divisi tra il pub, lo Steam Pub, e il centro la Bari siamo noi, che è qui alle mie spalle, al di là della strada. Tanti associati del club si riuniranno lì e poi magari alla fine del primo tempo, alla fine della partita, verranno qua anche loro per insomma ritrovarsi in questa situazione conviviale e magari procedere con qualche consumazione. Poi sicuramente proveremo a recarci anche lì per sentire un po' i loro pareri, soprattutto di quelli degli associati insomma più fidati della Bari siamo noi. Ricordiamo che per questa sera il Comune di Bari ha deciso di, anche per scaramanzia, di non installare un maxi schermo in piazza, e sono scelte che verranno chissà rimandate nel prossimo futuro. Noi qui non diciamo assolutamente nulla. Dallo Steam Pub riproviamo il collegamento con Marco Iusco dal Mida Bistrò di Piazza Giulio Cesare. Marco, ti vedo sempre un po' troppo ballerino, stasera rischiamo di avere tutti un po' il mal di mare, spero che tu riuscirai a sistemare un po' anche questo collegamento. Che atmosfera si respira lì? Atmosfera delle più importanti, ovviamente una semifinale, sto ballerino in qualche modo, mi vedi, perché davvero ci sono tanti ospiti, ricordo e ritrovo tanti amici tifosi biancorossi. Ti faccio inquadro questo tavolo dove ci sono tanti tifosi e penso che qualcuno lo riconoscete bene, chi ora sta col cellulare, Sabino Bartoli, Donato Francone, artista barese, Sergio Fanelli, direttore sportivo della Virtus Mola. Detto ciò, anche ad altri tavoli ci sono tifosi biancorossi, tutti con maglia rigorosamente rossa o di altri gruppi di tifosi, e quindi insomma è davvero un'atmosfera di quelle importanti, poi ovviamente deve parlare il campo. Marco, io ti vedo un po' nelle vesti di disturbatore di chi evidentemente sarà lì a cena, ma ovviamente soprattutto per vedere la partita. Ovviamente scherzo, Marco è stasera il nostro inviato speciale, il nostro collega di 100% Bari, insomma anche lui è parte della nostra squadra, parte integrante, fondamentale nel recepire in tempo reale le dichiarazioni del post gara. Quindi ne approfitto, Marco, per ringraziarti a nome di Radio Selene per tutto il tuo contributo in questa stagione sportiva. Ovviamente priorità al Druso di Bolzano, quindi Luca Guerra, che ci ascolta, può entrare in ogni momento. Luca, siamo vicini al fischio d'inizio, ma credo che non ci sia traccia delle due formazioni.
No, non c'è traccia delle due formazioni. Se vuoi, Paolo, ti racconto un po' però dell'atmosfera, perché davvero a 4 metri da me c'è il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, c'è il presidente Luigi De Laurentiis, Polito e De Laurentiis accanto qui nella tribuna centrale dello stadio Druso, volti diciamo da una parte rilassati, lo erano fino a pochi minuti fa. Polito è stato in campo con la squadra in sede di riscaldamento, adesso ha raggiunto il presidente De Laurentiis, chiaramente c'è grande tensione sportiva. C'è la consapevolezza dell'importanza di questo momento della stagione, un momento della stagione che diventa la tara di ciò che si è fatto all'interno dell'annata, di ciò che si è fatto nelle prime 38 giornate. Adesso ce ne sono due, con la speranza che possano diventare quattro, ma sono quelle che pesano e contano di più. Benissimo. Roberta, continua a salire l'ansia? È meglio tacere. Veramente un'ansia a palla. Tu sei di quelli che pensano che a prescindere da tutto è già un successo questa stagione? O, come dire, manca la cosiddetta ciliegina? La ciliegina, della ciliegina non si può fare a meno mai, però abbiamo disputato un'ottima stagione e voglio dire, insomma, avremmo messo la firma, no? Qualche tempo fa ad arrivare terzi in classifica e a mantenere questi standard. Ci siamo, giochiamocela fino alla fine. Giochiamola fino alla fine, Duccio, dice Roberta. E Mignani ha detto nell'antivigilia, è difficile che le squadre adesso cambino atteggiamento, modo di giocare, no? Dopo quello che è stato fatto in tutto il campionato. Pretattica o c'è tanta verità? No, c'è tanta... Regia. C'è tanta verità, è chiaro che alterare gli equilibri in questo momento sarebbe un autogol da parte di tutti i tecnici, quindi mantenere... proprio quell'assetto, quell'identità che le squadre hanno adottato durante tutta la stagione, sicuramente la scelta più saggia. La scelta più saggia sulla formazione, Duccio, Antenucci. Antenucci che torna tra i titolari, quinta per Esposito, e Dorval confermato a destra. Sono d'accordo sulla scelta di Dorval, perché parlando di equilibri e di non alterarli, è chiaro che Dorval è la prima scelta in quella zona del campo. Un calciatore che è maturato nel corso della stagione e quindi riesce a fare meglio la fase di non possesso rispetto all'inizio della stagione, è cresciuto, quindi è giusto dare a lui questa chance, così come è giusto darla ad Antenucci in considerazione delle precarie condizioni di Foloruscio, quindi viene rivisto un po' l'attacco da questo punto di vista. La scelta è ricaduta sul giocatore più esperto del reparto offensivo, un calciatore in grado di poter gestire l'ansia in questo tipo di partite perché ha un'esperienza tale da poterlo fare, quindi è giusta la scelta, ritengo, di Mignani. Fermo restando che a partita in corso il Bari dalla panchina ha diverse soluzioni importanti. Tu avevi detto sarà importante per il Bari che i top player di questa squadra rispetto al loro rendimento in stagione arrivino in buona condizione. Il fatto che Foloruscio inizi dalla panchina ti preoccupa? Sì, mi preoccupa, perché Foloruscio è un valore aggiunto per questa squadra. Il fatto che lui oggi non sia presente è sicuramente dal punto di vista tecnico un danno per la squadra biancorossa. Dispiace, mi auguro che il calciatore possa recuperare per la partita di ritorno e magari anche per altre due. Maiello è stato fondamentale per tutta la stagione, quindi la sua condizione atletica non può essere al top perché si è fermato per più di un mese, però sicuramente la sua esperienza è sufficiente per poter gestire le fasi della partita, quindi il suo rientro è stato ed è fondamentale per l'economia della squadra. Luca. Paolo, vi faccio sentire l'entusiasmo del Druso, squadre che fanno il loro ingresso in campo, divisa bianca consueta casalinga per il Südtirol, con numeri rossi invece divisa nera da trasferta per il Bari, con motivo bianco nella parte finale della maglia e motivo bianco nella parte finale del pantaloncino. Squadre schierate adesso sulla linea di centrocampo, ovviamente ci sono i due portieri che indossano una tenuta diversa da quella dei loro compagni. Per Poluzzi maglia blu, per Caprile invece siamo stati abituati a vederla maglia rossa consueta. Adesso scambio dei gagliardetti, scambio dei saluti anche tra i calciatori in campo. Ricordiamo chi ha la fascia di capitano nel Bari, ovviamente è Valerio Di Cesare nel Südtirol e Fabian Theis. Anche questo un elemento di continuità rispetto alla scorsa stagione, perché anche l'anno scorso, quando si sfidarono Bari e Südtirol, Di Cesare e Theis erano i capitani di queste
due squadre, sentite l'urlo, l'incitamento dei tifosi del Bari, dei 625 sostenitori presenti nel settore ospiti nei confronti della squadra di Michele Mignani. Adesso scambio dei gagliardetti tra Tait e Di Cesare, si fanno sentire anche i tifosi del Sudtirolo. Lo ricordiamo, lo stadio Druso non ha delle curve, quindi praticamente rispetto alla nostra visuale larghi a sinistra ci sono i tifosi del Sudtirolo, larghi a destra invece i tifosi del Bari, praticamente nella stessa tribuna divisa da un ampio cuscinetto con una tifoseria diciamo meno accesa, quella di casa, che però non fa parte dei gruppi organizzati. C'è anche una piccola coreografia realizzata proprio dalla tifoseria del Sudtirolo che ritrae, mi sembra di vedere, un guerriero con lo stemma del Sudtirolo e con un pugnale, un coltello in mano, insomma chiaro l'atteggiamento della squadra di Bisoli, che ha forgiato un gruppo molto solido, un gruppo che ha fatto proprio della impenetrabilità e della capacità di stare sul pezzo un punto di forza. Ma c'è una novità, credo, dal punto di vista tattico nel Sudtirol, Paolo, perché vedendo schierata la squadra senza, diciamo, che il pallone sia ancora in movimento, credo che il Sudtirol si schieri con un 3-5-2. Vedo Curto, Zaro e Vinto dietro, vedo Lunetta a sinistra soprattutto e non a destra come ci veniva presentato, con De Col sulla corsia opposta. Allora dovrebbe essere questa la novità principale contrapposta da Bisoli, che evidentemente di fronte alla scelta di Mignani di schierare di fatto tre punte risponde con tre difensori centrali e due esterni. Ovviamente lo vedremo nel momento in cui il pallone sarà in gioco, primo pallone giocato che sarà del Bari, Bari che attaccherà da sinistra verso destra. È partita la semifinale di andata dei playoff di Serie B, stagione 2022-23. Vado a elencare le formazioni partendo dal Sudtirolo, che vi confermo è schierato con il 3-5-2. Allora Poluzzi è il portiere, Curto, Zaro e Vinto i tre difensori. A centrocampo a destra c'è De Col, a sinistra Lunetta, nel mezzo Tait, Fiordivino e Belardinelli, in avanti Odogu e Mazzocchi. Bari che risponde con quello che mi sembra a tutti gli effetti un 4-3-1-2 con Esposito trequartista, quindi Caprile il portiere, Dorvaldi, Cesare, Vicari e Mazzotta in difesa, centrocampo con Maita, Maiello e Benedetti, Esposito del trequartista, alle spalle di Antenucci e Chedira. In panchina per il Sudtirolo ci sono i due portieri Minelli e Marano, poi Celli, Siega, Carretta, Sisse, Casiraghi, Rover e Clu, Pompetti, Larrivei e Giorgini. Per quanto riguarda il Bari, il secondo portiere Frattali, poi Matino, Benali, Botta, Moracchioli, Zuzek, Schidler, Ricci, Bellomo, Molina, Polo Ruscio e Mallamo. L'arbitro, lo ricordo, è Dionisi, assistito da Capaldo e Di Iorio. Il quarto ufficiale è Meraviglia, al VAR c'è Banti, assistito da Pezzuto. Gara iniziata da 1:10, punteggio di 0-0, linea allo studio. Villaggio Playoff. 20:32 ha avuto il via il match semifinale di andata tra Sudtirolo e Bari. Il Druso di Bolzano è il teatro di questo primo atto della prima semifinale. Domani sera l'altra seconda semifinale tra Cagliari e Parma. Ovviamente chi passerà questo turno si affronterà nella finale del 7 e dell'11 giugno. Un Bari che attacca da sinistra a destra, osservando virtualmente l'incontro dalla tribuna centrale. Dalla parte opposta del campo invece la squadra allenata da Pierpaolo Bisoli. Duccio, che atteggiamento ti aspetti da entrambe le squadre? Perché si è detto il Sudtirolo miglior difesa tra le formazioni in lizza dei playoff insieme al Cagliari. Bari miglior attacco, Sudtirolo squadra molto compatta che fa della solidità difensiva la sua arma più vincente, approfittando poi delle ripartenze. Il Bari invece è una squadra che ha mostrato più facce in questo campionato. Ma sai, alla luce di quelli che devono essere i risultati, il Sudtirolo deve fare la partita, anche se la sua forza, come hai sottolineato tu Paolo, è stato l'equilibrio, quello appunto di giocare con i reparti stretti durante tutta la stagione, concedendo poco agli avversari e giocando attraverso le ripartenze. Quindi un po' il loro sistema di gioco viene alterato da quello che deve essere per loro il risultato di vittoria, quindi devono fare la partita, lo faranno secondo me senza sbilanciarsi troppo e non concedere spazi alla squadra biancorossa, che sappiamo bene essere attraverso le ripartenze micidiale. Quindi penso che all'inizio sarà una partita bloccata e Sudtirolo vuole rimanere in gioco il più tempo possibile, anche se adesso si è affacciata al limite dell'area della squadra biancorossa. Però penso che sarà, come tutte le partite, diciamo tutti gli spareggi, una partita inizialmente bloccata.
Vedremo, ti sorprende questa scelta tattica non 4-4-2 ma 3-5-2? Ma sai, gli attaccanti del Bari fanno paura a tutti, quindi è chiaro che se avesse lasciato il 4-4-2 avrebbe rischiato qualcosa, perché sarebbe andato in inferiorità numerica nel momento in cui il Bari andava a pressare palla al piede. È chiaro che si sta coprendo, come suo stile, come sua filosofia di gioco, un po' di più alla luce appunto di Esposito, della scelta di Esposito, quindi tre attaccanti puri per la squadra biancorossa. Intanto un flash dal Druso con Luca Guerra. Sì, un avvio vibrante da parte del Sutirol, un tentativo di tight dai 20 metri, deviato in corner da Vicari, poi dalla bandierina è andato Fiordilino, pallone bloccato, impresa da Caprile, pochi spazi per giocare, d'altronde era una trama tattica che ci si aspettava da parte di entrambe le squadre. Fiordilino sulle tracce di Esposito, confermo, Sutirol con il 3-5-2, un'opzione quasi inedita in questa stagione. Opzione inedita, dice Luca Guerra, rispetto all'abito tattico che ha utilizzato e sta utilizzando Bisoli per il suo Sutirol. Mazzotta a sinistra e non Ricci, Duccio. Sembra quasi che Mignani abbia voluto, tra virgolette lo dico, premiare chi comunque ha vissuto gran parte della stagione vivendola su alti livelli. Ma non solo, anche Mazzotta ha delle caratteristiche diverse da Ricci, considerando che Dorval invece dall'altra parte è uno che spinge un po' più sulla fascia, forse si è voluto coprire un po' di più, e lui tra l'altro da quella parte adesso, alla luce del nuovo assetto tattico del Bolzano, ha un brutto cliente che è De Coll, un giocatore in grado di giocare sia con il piede destro che con il piede sinistro e sa spingere molto, quindi Mazzotta avrà sicuramente un compito non semplice, perché ripeto, questo ragazzo è molto molto bravo. Roberta. Sono Roberta è in trance, completamente. Sì, completamente proprio in trance. E che dirvi? Io non vedo l'ora che finisca. Addirittura? Sì. Si è parlato con Mignani, tra l'altro, Duccio, no? C'è il nostro collega Franco Cirici che ha fatto una domanda sul momento che bisogna alla fine vivere e godere fino in fondo. Poi è chiaro che nello sport, ragazzi, c'è chi vince e c'è chi perde. E purtroppo, per fortuna, è così. E questo poi chiaramente va a regalare stati d'animo e emozioni diametralmente opposte. L'emozione, guarda, quando sono arrivato qui... Te lo chiedo perché tu sei, oltre che un uomo di sport, tu sei anche un docente, no? Che insegna questo tipo di materia, quindi... Come si vive, no? Anche questo... Allora, esattamente come un esame universitario, cioè la parte che precede la partita e quindi l'ipotetico esame è sicuramente ricca di ansia. E devo dire che io, venendo qui oggi per la prima volta dall'inizio della stagione, sono venuto veramente con tanta ansia, non te la voglio trasmettere, Paolo, però nel momento in cui... No, ma figurati, stamattina io ero indeciso, se anziché, come dire, presentare Caffè Playoff, l'idea era di Tisana Playoff. Perché proprio... Playoff. Sì, sì, no, ragazzi, davvero, oggi ho cercato qualsiasi fonte di distrazione pur di non pensare a questo appuntamento, che ovviamente abbiamo dovuto preparare come di consueto al meglio, per cui è stato praticamente impossibile. Tornando alla partita, quindi al fisco iniziale, sono d'accordo col tecnico biancorosso, me la voglio godere questa partita, perché è bello potersi giocare questi spareggi e sapere anche di essere più forti l'avversaria, nella piena consapevolezza che purtroppo molto spesso non vince il più forte. Ma io sono certo che oggi i biancorossi faranno una partita, secondo me, non solo intelligente, ma anche ricca di agonismo, di sano agonismo, e lo trasferiranno in campo. Io, ragazzi, ora lo posso dire perché, insomma, siamo nelle battute comunque finali di questa stagione. Quando Duccio fa queste previsioni mi sale un'angoscia terribile, ragazzi. Allora siamo in due. No, perché insomma, Duccio è sempre molto equilibrato nelle sue valutazioni. Quindi quando si sbilancia in un senso o nell'altro, io veramente, veramente tremo. Lo dico con grande sincerità. Nel frattempo, regia, ogni tanto... rimbalziamo con le immagini da via Albero Tanza a piazza Giulio Cesare, vedete anche la concentrazione, mandiamola a tutto schermo queste immagini, i tifosi che sono davanti al monitor, e giustamente qualcuno dice ma nessuno mangia, ma ragazzi, infatti c'è chi scrive ma come si fa a mangiare in questo momento, è così, questo è un po' è il clima che si respira nei grandi appuntamenti sportivi, che siano europei, mondiali, una finale di Champions che vedrà un'italiana come l'Inter impegnata il prossimo 10 di giugno. 20:38,
fasi, si direbbe, di studio, Duccio Aldruso. Ma il Bari non ha necessità di alzare i ritmi, si vede proprio nel momento in cui Maiello prende palla, cerca proprio di giocare in orizzontale, di non verticalizzare, quindi il tema tattico della squadra biancorossa è sostanzialmente quello di mantenere i reparti uniti tra di loro, non affondare perché non è necessario in questo momento, anche perché, come ha detto Luca Guerra, gli spazi sono veramente pochissimi per poter cercare appunto di colpire gli avversari. In questo momento, ripeto, è quella fase della partita dove le squadre hanno timore di scoprirsi per evitare appunto di subire quel gol che comprometterebbe la qualificazione. Ancora un flash da Bolzano con Luca. Sì, siamo all'ottavo minuto e 30 secondi, davvero sembra una partita di ping pong certe volte, con il pallone che resta tra i piedi di una delle due squadre per non più di due tre tocchi, ultima dimostrazione pochi istanti fa, un tentativo di giocata nello stretto tra Esposito e Antenucci. A proposito del Bari, un'annotazione: Esposito e Antenucci spesso e volentieri stanno cambiando posizione, quindi uno dei due si affianca a Chedira, l'altro invece va alle spalle del duo d'attacco. 9 minuti sul cronometro, Sudtirol 0, Bari 0. Benissimo, noi andiamo nuovamente al Mita Bistrò in piazza Giulio Cesare da Marco Iusco, credo in compagnia di un ospite. Marco? Salutare da Nicola Assette, un saluto al volo perché sta molto teso, però con sciarpa biancorossa insieme agli altri amici. Ciao Paolo, sì, no, non sono solo io teso qua, ma siamo tutti quanti, siamo in grande ansia, stiamo vedendo che questi incominciano già con un gran ritmo. Speriamo bene. Speriamo bene. Intanto grazie Nicola per la tua testimonianza. Marco, passami Marco per favore. Bellissimo ragazzi, tutto in diretta. Allora Marco, ti vediamo senza testa. È un po' inquietante, sì, questa immagine. Eccoti qua. Allora Marco, mi ascolti? Sì, ti ascolto perfettamente Paolo. Allora, noi vogliamo respirare appieno l'aria del Mita Bistrò, quindi cerca un po' di regalarci un'inquadratura con un campo un po' più largo, altrimenti insomma non riusciamo anche ad apprezzare quello che sta succedendo dalle tue parti, d'accordo? Va bene. Grazie Marco, grazie mille. Nel frattempo abbiamo superato i primi 10 minuti di gioco al Druso, parziale di 0-0. In questa fase Duccio, il Bari è tutto nella sua metà campo. Intanto Paolo e Duccio, primo vero tentativo del Bari verso la porta di Poluzzi, lo ha sferrato Antenucci con un destro dai 20 metri, traiettoria però centrale, nessun problema per il portiere del Sudtirol. È un atteggiamento, io parlavo di un Bari nella propria metà campo, poi Luca giustamente ha preso la linea per raccontarci di un primo tentativo, cioè è quello che ti aspetti da una squadra che, lo ricordiamo, per quanto noi abbiamo cercato di ripudiare nonché rigettare l'idea del pareggio, Bari è chiaro che ha un certo vantaggio che esiste, ma che è certamente una spada di Damocle, quindi io non ci voglio neanche pensare. No, certo, da questo punto di vista è giusto non pensarci, però è inevitabile che non è il Bari che necessita dover fare la partita. Il Bari deve mantenere i reparti stretti, e lo si vede quando il Sudtirol è in possesso di palla, tutti sotto la linea della palla, come giusto che sia, perché la posta in palio è altissima, e se ci sono gli spazi, chiaramente, trovare attraverso la velocità dei nostri attaccanti quelle ripartenze che possono colpire sul Tirolo. Adesso abbiamo visto, finalmente, dopo 11 minuti, un tiro verso lo specchio della porta. Lo ha fatto il Bari, è un segnale importante, perché vuol dire che la squadra che mantiene l'equilibrio, è una squadra che può far male, quindi giusto l'atteggiamento che stanno avendo i biancorossi fino adesso. Mi auguro, ecco, che si riescano a trovare quei giusti spazi dove si possono inserire giocatori come Chedira, Esposito e Antenucci. Ecco, sul tridente vado ancora a Bolzano da Luca Guerra. Luca, perché la sensazione è che l'obiettivo sia cercare di non dare punti di riferimento alla difesa del Sudtirol. Sì, ma è un po' il film che avevamo visto ad esempio contro la Regina, più ancora che contro il Genoa. L'obiettivo di Chedira, Esposito e Antenucci è stare molto vicini. Diciamo che la fase di pressione su Fiordilino, che è il play della squadra di Bisoli, la porta più spesso Esposito rispetto ad Antenucci, però sono i tre uomini d'attacco che Mignani ha profetizzato sin dal suo primo giorno in panchina qui a Bari. Intanto c'è un calcio di punizione per il Sudtirol a circa 5 metri dall'ingresso in area di rigore, siamo decentrati a sinistra, procurato da Di Cesare che è intervenuto in maniera scomposta su Odogu, calcio di punizione, probabilmente andranno a scodellare al centro dell'area o il destro di
Fiordino o il sinistro di Lunetta, mini barriera formata da Dorval e Antenucci. Occhio alle torri del Sutino, l'occhio in particolare a Zaro. Lunetta lascia il compito a Fiordino, parte lui il destro a giro, pallone al centro, messo fuori da Benedetti, poi sui 25 metri di Lunetta torna indietro da Curto che è l'ultimo uomo. Studio. Benissimo, quindi risponde anche il Südtirol con questa percussione offensiva, poi terminata con un fallo su Odogu, quindi calcio di punizione, nulla di fatto, 20 e 43, ci avviciniamo al primo quarto d'ora del primo tempo. Vi ricordo che siete in diretta con Passione Bari, Radio Selene, vi stiamo raccontando il match tra Südtirol e Bari, semifinale playoff di andata del campionato di Serie B 2022-2023, un campionato che ha visto vincere il Frosinone, che ha visto trionfare il Frosinone nella fase regolare, con il Genoa che ha conquistato con due giornate d'anticipo la promozione in Serie A, e battendo poi il Bari proprio nell'epilogo del torneo a Luigi Ferraris dopo un pirotecnico 4-3, tra l'altro segnato proprio nei minuti di recupero da Criscito, che ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Ci sono anche dei tifosi del Südtirol che stanno guardando la nostra diretta. Noi ovviamente apriamo come sempre le porte a tutti i tifosi, purché insomma ci sia sempre un confronto all'insegna, perché no, anche degli sfottò, ma del rispetto, mi raccomando, da una parte e dall'altra. C'è chi non vorrebbe la presenza dei tifosi del Südtirol. No, ragazzi, è bello così, a noi piace il calcio vissuto in questo modo, con questo spirito. Ripeto, l'importante è dialogare, confrontarsi nel rispetto reciproco. Intanto siamo vicinissimi ai primi 15 giri di lancetta dei minuti di questo primo tempo. Adesso è un Bari che, Duccio, dà la sensazione di aver guadagnato qualche metro. Sì, guadagna metri attraverso il possesso palla. Ripeto, un possesso palla ragionato, si cerca lo spazio giusto per la verticalizzazione, ma se non lo si trova, possesso di palla, giro palla, non ad alta intensità, quindi ritmi molto bassi. Però ecco, il Bari è presente, anche se sino a questo momento diciamo che non si è mai reso pericoloso, se non con un tiro di Antenucci nello specchio della squadra avversaria. Roberta, come stai vedendo la squadra dopo questo primo quarto d'ora? Bene, la squadra la sto vedendo bene, mi sta piacendo molto. È una squadra che sta avanzando, mi sto concentrando a vedere la gara, Paolo, perché pensavo che fossero più tirati, invece li vedo sciolti, li vedo in scioltezza. Li vede in scioltezza i giocatori del Bari, evidentemente la nostra amica tifosa Roberta Anelli della Casa del Galletto. E allora il momento della prima finestra ufficiale in cronaca di questo primo tempo, andiamo al Druso da Luca Guerra. 15 minuti 50 i secondi in questa prima frazione, 0-0 tra Südtirol e Bari. Bari ora in possesso del pallone con Mazzotta in posizione centrale, Chiedira sui 40 metri all'indietro per Maiello, che non si intende con Dorval, poi recupera il pallone l'ex Frosinone. Maiello alza la sfera ora su Dorval, che prende il sul tempo Lunetta, pallone però troppo profondo per lo scasso del difensore algerino, pallone che termina sul fondo. Dorval, che oggi si è fatto preferire a Molina e a Zub, che erano loro le alternative sulla corsia di destra, l'altra pista portava a Mazzotta. Mazzotta però invece è stato schierato a sinistra nel suo ruolo naturale, che è stato preferito a sua volta a Ricci. Pallone giocato dal Südtirol in area di rigore, Poluzzi va a lanciare lungo a cercare Mazzocchi, più in alto di lui ci va Di Cesare, poi pallone controllato da Antenucci. Due giocatori più esperti del Bari duettano, Dorval per Maita, siamo nella metà campo del Bari. Maita con ampi gesti anche delle braccia chiede ai suoi compagni in squadra di stare calmi, va ad appoggiare poi per Vicari, sale l'ex spalle in sede di impostazione, Vicari poi torna all'indietro da Di Cesare, Di Cesare appoggia nel breve per Maita, siamo nella metà campo del Bari, cerchio di centrocampo, Maita, Maiello, ancora Maita, pressione blanda in questa fase del Südtirol, Maita cerca la profondità, è una buona traccia per Chiedira, che agisce quasi d'ala, Chiedira, c'è Zaro su di lui, prende a Bandierini, il tunnel di Chiedira che passa, Chiedira in area di rigore, Chiedira in cross, al centro, la chiusura in calcio d'angolo di De Col, l'ottimo spunto di Walid, Chiedira ha mandato al bar con un tunnel Zaro, è andato sul fondo, ha crossato radente basso cercando il taglio di Benedetti sul secondo palo, è stato molto bravo De Col a chiudere in corner, primo tiro dalla bandierina. Allora per il Bari va a occupartene uno degli specialisti, Sebastiano Esposito, Bari che attacca l'area di Poluzzi
con Vicari, con Di Cesare, con Chedira, con Benedetti, con Antenucci, in 5 al limite Maiello e Durval. Parte allora Esposito, va lui a scodellare al centro a cercare uno stacco più in alto di tutti, ci va però Thais. Allora il pallone è giocabile per Maiello che controlla, preferisce non forzare la giocata, torna all'indietro da Mazzotta che è l'ultimo uomo, Michele Mignani in abito blu classico in panchina dà indicazioni ai suoi, lo stesso fa Bisoli invece in t-shirt gialla. Pallone a destra per Durval, manovra adesso il Bari, in posizione di ala c'è Esposito, ancora Durval Esposito a duettare, poi Durval torna indietro da Di Cesare, Di Cesare che gioca centralmente per Vicari, si sono riposizionate adesso le due squadre, Vicari a sinistra per Mazzotta, metà campo del Bari, la pressione di Thais, Mazzotta preferisce allora ripartire da Elia Caprile, il controllo del portiere del Bari, l'appoggio per Valerio Di Cesare, capitano biancorosso che lo ricordiamo martedì ha compiuto i 40 anni sulla carta d'identità. L'appoggio per Maiello che si apre a sinistra a impostare, va da Mazzotta, Mazzotta prova ad accelerare, cerca uno scambio con Benedetti, la chiusura regolare in fallo laterale e di De Col, il pallone del Bari, i minuti sono 18, i secondi 30 nel primo tempo, il punteggio è inchiodato sullo 0-0 allo stadio Druso. Fine allo studio. Villaggio Playoff. Primo squillo vero del Bari con una bella azione personale di Chedira, tunnel, palla in mezzo. Purtroppo nessun giocatore del Bari, Duccio, è riuscito a intervenire. Sì, è stato molto bravo l'attaccante biancorosso con questo tunnel ai danni di Zaro. È riuscito poi a mettere la palla al centro, rasoterra, dove purtroppo non sono riusciti a arrivare in tempo sia Antenucci che Esposito. Peccato perché è stata una buona occasione. Bravo Chedira a cercare di portare fuori dall'area di rigore i difensori avversari, questo è importante perché si crea intensità lì al centro dell'area del Sud Tirol, quindi giusto cercare di portare fuori i calciatori della squadra altoatesina per poter creare i giusti spazi e magari colpire. Forse ci ha creduto poco Esposito in quel pallone vagante nell'area piccola? Sì, forse sì, ma in effetti nella fase iniziale dell'azione era difficile ipotizzare che Chedira potesse fare quella grande giocata che poi ha fatto, e lì invece bisognava crederci, dovevano attaccare prima sia Esposito che Antenucci la porta e magari sarebbero arrivati in tempo per colpire. 20 e 50, abbiamo superato il ventesimo del primo tempo, parziale di 0-0 tra Sud Tirol e Bari, primo atto della semifinale playoff al Druso di Bolzano, una finezza di Antenucci di tacco per servire Chedira, pallone impreciso e poi un intervento falloso ai danni di Durval. Luca, che succede? Sì, è stato colpito duro Durval, ma si è già rialzato. Occhio Odogu in area di rigore, ha provato la girata, è stato molto bravo Vicari a metterci il fisico. Pallone bloccato da Caprile, studio. Benissimo, fortunatamente nessun pericolo. È chiaro che la differenza di fisicità tra Odogu e Durval è eloquente, no? Anche nelle immagini che scorrono sul nostro monitor di servizio. È troppa la differenza tra Durval e Odogu, poi è arrivato Di Cesare alle sue spalle che ha sicuramente una statura più simile a quello dell'attaccante del Sud Tirol. Ora io interrogo nuovamente chi è esperto della materia, Duccio, perché ci sono esempi illustri nel calcio di giocatori brevilinei che tengono botta e come, e che hanno ottenuto ottimi risultati, tanti traguardi, penso a Marcelo che tra l'altro qualcuno evidentemente spesso associa dal punto di vista della capigliatura più che altro proprio alla figura di Durval. Come si fa a colmare questo gap che è molto evidente sul piano fisico? Ma guarda, è chiaro che le marcature delle palle inattive sono diverse in questo caso, chiaramente si va a scegliere un giocatore più strutturato. Concettualmente invece può succedere, e paradossalmente, che un calciatore invece che ha una statura più bassa può essere sicuramente la scelta più giusta per poter marcare un calciatore strutturato. Tu non lo ricorderai, Paolo, perché sei molto più giovane di me, però uno dei capolavori di Fascetti... Non esagerare con il molto più giovane di me, perché poi insomma qui Vabbè, ci illudiamo. Tu sei più giovane di me, sì. Ecco, Luca Guerra è molto più giovane di me. Quello è sicuro. A Bari c'è stata una marcatura storica che è stata fatta da De Ascentis su UEA per scelta di Fascetti. Fascetti scelse il giocatore più basso che aveva all'interno della sua rosa per marcare il giocatore più strutturato della squadra avversaria, in quel caso era l'attaccante del Milan, e fu praticamente una marcatura perfetta da parte di De Ascentis su UEA.
Nel frattempo Odogu si fa sentire, di fatto si trascina via una serie di avversari. Ha colpito duro Maiello, Luca Guerra, che poi si è lamentato all'indirizzo dell'arbitro. Sì, però si è anche poi rialzato. Intanto fase di gioco abbastanza tesa, qui se ne sono date di tanta ragione. Che dire, Dorval, Zarro, Bellardinelli, alla fine calcio di punizione per il Bari. Dionisi, lo sappiamo, è un arbitro che fa giocare molto, ora si sta facendo sentire anche Di Cesare, che avrebbe voluto un intervento falloso sanzionato prima di quanto invece accaduto in questa situazione. Studio. Benissimo, è chiaro che Odogu è un giocatore sicuramente tra i più presenti in fase offensiva, non soltanto per il ruolo che riveste Duccio, ma anche proprio per la capacità. Intanto schermaglie tra Di Cesare e Bisoli, perché Di Cesare è andato giù nel tentativo di stacco con Odogu, è caduto male sulla piede, e qui Bisoli sta zittendo la panchina del Bari. Bellomo, Colorunzo, tutti in piedi, grande tensione. Di Cesare forse ha sentito una parola dalla panchina, ha detto a Bisoli di stare zitto con un gesto eloquente. Bisoli ha detto: ma io non ti ho detto niente. Ora si è avvicinato anche Maiello a parlare, anche Fiordilino, insomma c'è grande tensione. Adesso Di Cesare va da Bisoli, credo a spiegarsi, gli danno il 5, abbraccio tra i due e applausi dello stadio Druso. Alla fine diciamo una scena di fair play che raccontiamo qui al minuto 24. Bisoli sta dicendo a qualcuno della panchina del Bari, noi non riusciamo a individuarlo, di stare zitto, e adesso dopo poi parliamo. Questo è un po' il concetto di Bisoli, che lo sappiamo era molto grintoso in campo e lo è anche in panchina. E abbiamo appena rivisto il labiale inequivocabile di Di Cesare, che dice: che acciderboli vuoi, verso la panchina. Ovviamente io ho parecchio edulcorato il concetto. E poi c'è Bisoli proprio esagitato, che ha cercato di spiegarsi, come raccontava Luca Guerra, con Di Cesare. Forse c'è stato un qui pro quo. È chiaro che la tensione nell'aria è altissima, quindi basta poco e anche qualche incomprensione per accendere gli animi. Sì, c'è tanto nervosismo perché la posta in palio è alta e si è visto subito istintivamente sia Di Cesare che Bisoli alzare un po' troppo i toni, però i due intelligentemente poi si sono stretti la mano, quindi ci sta che in partite di questo tipo possa accadere qualche episodio e qualche, definiamola, divergenza di vedute. Però ecco, è chiaro, Duccio, che Odogu, lo diciamo, non si sta risparmiando, cioè il suo fisico lo sta facendo sentire dal primo all'ultimo centimetro in campo. Sì, assolutamente, è un giocatore che sta creando qualche problema alla retroguardia biancorossa, però sta facendo valere molto la sua forza fisica e va a giocare proprio su giocatori meno strutturati. Ecco, cerca facendo movimento di sottrarsi dalla marcatura di Di Cesare, cerca di andare un po' più su Dorval e lì fa valere proprio la sua forza fisica. Nel frattempo io andrei ancora al Druso flash con Luca Guerra. Luca, la sensazione è che ci sia un po' troppa imprecisione però in fase di disimpegno da parte del Bari. Ma è reciproca questa imprecisione, Paolo, perché gli spazi sono davvero molto stretti, ti costringono ad essere perfetti in fase di appoggio. Ovviamente chi è meno tecnico un po' ne soffre, anche chi è più tecnico come in questo caso Mirko Antenucci, che ha cercato un controllo a cavallo della linea del fallo laterale, anche se il pallone assistito in profondità da Dorval non era semplicissimo da mettere giù. Studio. Una volta si sarebbe detto si gioca in un fazzoletto, Duccio. Sì, è vero, si gioca in un fazzoletto, ma le due squadre sono cortissime, giocano veramente in 30-35 metri, perché veramente hanno questo sistema di gioco che hanno adottato e hanno fortificato in particolare per questa gara. Quindi trovare degli spazi è praticamente impossibile, almeno per quello che abbiamo visto sino a questo momento. E qui possono essere molto importanti le palle inattive. Palle inattive, Duccio, ma anche giocatori capaci di creare, come si dice, superiorità numerica. Il Bari ha innanzitutto il suo uomo principale da questo punto di vista, con simili caratteristiche in panchina, ed è Gregorio Moracchioli. Dall'altra parte ce n'è un altro come Casiraghi, sì, che parte anche lui dalla panchina. Sì, esatto, i giocatori diciamo in grado nell'uno contro uno di superare gli uomini sono in panchina in questo momento. Casiraghi è entrato nella scorsa partita siglando anche il gol della vittoria. Sono giocatori che possono essere, secondo me, sicuramente Casiraghi nel corso della gara entrerà in campo. Mi auguro che possa essere anche una scelta che può fare il tecnico biancorosso, perché secondo me questo tipo di partite possono essere sbloccati grazie alla genialità di questi calciatori, e Moracchioli da quelle parti lo ha già fatto. Roberta, come hai vissuto? Andiamo da Luca, sento il ritorno dal Druso. No, giusto per completare e anche andare a rinforzare il pensiero di Duccio. Curione, Casiraghi ha una statistica curiosa, noi la commentavamo stamattina, sì, Paolo, sì, anche
in caffè playoff, ha segnato 3 gol tutti da subentrante tra regular season e appunto il preliminare playoff contro la Regina. Eh sì, insomma, io faccio finta di non aver sentito, scherzo, ovviamente è chiaro che sono delle pillole molto molto utili e probabilmente lo sappiamo, anche gli allenatori dicono di non badare alla scaramanzia, ma Duccio, di fatto poi insomma non soltanto scelte tecniche, ma secondo me una percentuale esiste poi di questo tipo nelle scelte. Ma sì, quando si preparano questo tipo di partita gli allenatori e tutto lo staff cercano proprio di curare i particolari anche da questo punto di vista, non vogliono lasciare nulla al caso ed è vero che accade questo proprio perché la posta in palio, ripeto, è altissima e quindi nulla deve essere sbagliato. Nulla deve essere sbagliato. Intanto, regia, mostriamo sempre le immagini che arrivano sia dal Mida Bistro che dallo Steam Pub Bari, dove ogni tanto ci sono anche, mi verrebbe da dire, delle fasi di stanca, no? La partita per il momento non si accende e quindi c'è chi ne approfitta per, vedete, anche in questo caso, no? Ordinare qualcosa, bere qualcosa. E ovviamente gli occhi sempre fissi sullo schermo davanti per vedere la partita. È facile immaginare come in questo momento le strade saranno semideserte a Bari per assistere a questa partita, una città letteralmente col fiato sospeso per questa semifinale di andata in attesa poi del ritorno venerdì 2 giugno alla stessa ora, 20:30 nel pomeriggio, superata quota 35.000 spettatori, pensate, e mancano ancora 4 giorni al secondo round e vedremo, è chiaro che secondo me molto dipenderà anche da come andrà questa partita per ulteriormente infiammare, accendere gli animi, anche se a prescindere da tutto ci sarà una cornice spettacolare venerdì, ma adesso dobbiamo concentrarci necessariamente sui 90 minuti della gara di andata. Un Bari molto, che sembra molto attento, un Bari che sembra non forzare neanche la giocata. Duccio, si gioca, come si dice, no, in campo molto facile, proprio per prestare il fianco a ripartenze che possono essere letali. Il Südtirol giostra anche su questo tipo di strategia. Sì, è quello che hai appena detto, è un po' quello che stiamo vedendo in questo momento. Non si va proprio a forzare la giocata, si cerca sempre la giocata più semplice, e non si va mai nell'uno contro uno nella speranza di superare il diretto avversario, e quando lo ha fatto, come in questo caso Esposito, si è visto proprio Fiordilino, che praticamente sta giocando a uomo sull'attaccante biancorosso, come sia con le buone che con le cattive fermi il giocatore biancorosso. Quindi partita difficilissima, ma lo è anche per il Südtirol, una partita complicata e difficile perché in fase di non possesso il Bari ha lo stesso atteggiamento. Intanto ti chiedo un telegramma su Maiello, perché oggi Maiello ritorna in campo, non era titolare dal 10 di aprile e l'ultima volta era proprio qui al Druso. Ma guarda, proprio un minuto fa ha fatto non un errore, ha colpito la palla di testa in maniera sbagliata, e quello è un errore che lui non commette mai. È chiaro che, non l'ho detto all'inizio della partita, non possiamo vedere questa sera il miglior Maiello, però la sua presenza in campo è fondamentale e importantissima per la squadra. Non mi sembra che stia giocando la sua miglior partita stagionale. Seconda finestra al Druso da Luca Guerra. 30 minuti 55 secondi su un tentativo di apertura di Esposito con l'esterno in direzione di Dorval, pallone però illeggibile per il numero 93 del Bari, rimessa dal fondo, già eseguita da Poluzzi, pallone adesso controllato dai 3 centrali difensivi della squadra di Bisoli, Gazzaro per Vintocchia, spazio per condurre il pallone, arriva quasi sulla linea di centrocampo, allarga poi a sinistra per Lunetta, l'appoggio per Belardinelli, il tentativo di scambio, Lunetta va giù sul contrasto fisico energico di Dorval che ha allargato il braccio, calcio di punizione, non c'è provvedimento disciplinare che invece avrebbe chiesto il pubblico nei confronti di Dorval. Bisoli precisa di non aver protestato, qui continua a chiarirsi con Di Cesare, chissà che alla fine poi di questa semifinale playoff i due non riescono ad andare anche a cena per chiarirsi del tutto. Cerchiamo di stemperare ovviamente la tensione che sul campo c'è, cenno d'intesa anche tra Lunetta e Dorval, calcio di punizione per il Südtirol nei pressi proprio della panchina di Bisoli, sul punto di battuta ci andrà Lunetta che va centralmente da Fiordilino, quindi adesso Lunetta ripeterà la battuta, aveva anticipato i tempi, Vintò, Mignani chiama la sua squadra fuori rispetto al limite dell'area dove si erano posizionati 8 dei 10 calciatori di movimento del Bari, Tait indietro tutta da Zaro, cerchio di centrocampo e lui il regista difensivo questa sera della squadra di Bisoli, Zaro apre poi a destra per De Colchi, la mette più bene
prova a sprintare e decolla, allunga la falchiata su Benedetti, c'è Mazzotti in pressione, il cross sporcato da Maiello, occhio a Di Cesare che esce col pallone tra i piedi, prova una traccia buona per Esposito, Esposito può lanciarsi in campo aperto, è un uno contro due, Esposito va a puntare Zaro, apre poi a sinistra per Chedira, il pallone sul destro, Chedira stringe, Chedira, dritto però tra le braccia di Poluzzi, pallone troppo morbido da quella posizione. Più o meno 10 giorni fa che Dira aveva fatto male al Genoa, stavolta non ci è riuscito, tiro telefonato, si sarebbe detto un tempo, tra le braccia di Poluzzi, ma tutto nasce dall'ottima lettura di Valerio Di Cesare al limite dell'area, un anticipo secco su Mazzocchi, il pallone per Esposito che è stato bravo a inserirsi tra le linee con la coda dell'occhio, ha visto poi che Dira, al quale è mancata la giusta determinazione nell'andare a calciare, comunque secondo tentativo del Bari verso la porta di Poluzzi, dopo quello al 10° minuto di Antenucci, arriva quello al 32° di Chedira. Caprile non ha dovuto compiere sin qui vere e proprie parate, ha detto però che Poluzzi non ha avuto grandi difficoltà nel neutralizzare le due che ha ricevuto. Adesso ancora Bari a sinistra con Chedira, si allarga Esposito, chiede il pallone, Chedira punta Fiortinino, un tunnel, Chedira arriva sulla tre quarti, poi lo scambio con Maita, ancora Chedira, il pallone arriva da Antenucci, Antenucci ha lo spazio anche per pensare a calciare, apre a destra poi per Dorval, posizione di ala, Dorval uno contro uno, tentativo di cross ribattuto da Lunetta, Dorval poi riesce a rimettere giù il pallone, ha il problema di girarsi, siamo nei pressi quasi della bandierina, Lunetta rinvia, colpisce Dorval, fallo laterale per il Sutro, qui ha pagato la minore fisicità di Dorval rispetto a Gabriel Lunetta, un esterno molto fisico, un passato lo ricordiamo nella Reggiana, lui che è transitato anche dall'Atalanta senza però mai giocare e trovare spazio con i nerazzurri di Bergamo, fallo laterale per Vintova, lui al scudellare dalle parti di Berardinelli, anticipo aereo di Maita, poi Esposito prova a scherzare su Fiordinino, Fiordinino vince per due volte il tackle da terra, Tait completa il disimpegno, torna da Poluzzi 34 minuti sul nostro cronometro, Sudtirol 0 Bari 0, studio Villaggio Playoff. Una chance in contropiede sull'asse Esposito, Chedira stava tagliando sulla sua destra Mirko Antenucci, Esposito però è andato dall'altra parte, poi una telefonata a Poluzzi di Chedira, però è un esempio di quello che potrebbe succedere in questa gara. Stranamente il Sudtirol ha perso i suoi equilibri, in ritardo Fiordilino ha perso Esposito che a palla al piede per 30 metri ha corso e poi aveva due scelte, o allargare sulla destra per Antenucci o ad allargare sulla sinistra per Chedira, ha scelto questa seconda soluzione, bravo l'attaccante biancorosso nel liberarsi e calciare, comunque ecco questa è una soluzione importantissima, sappiamo il Bari quanto può essere bravo nelle ripartenze, deve cercare di sfruttare gli spazi perché sto vedendo in questi ultimi minuti un Sudtirol che sta creando qualche pressione in più rispetto ai primi minuti e quindi inevitabilmente sta lasciando qualche spazio in più. Dici che è cambiata la strategia? Sì, poi sai, la partita è fatta di tante fasi e quindi ci sono alcuni momenti dove magari una squadra pressa più, anche perché, ripeto, la squadra altotesina necessita di fare gol e quindi è chiaro che deve spingere un po' più sull'acceleratore. Roberta, sempre concentratissima, sì, nello schermo, Roberta. Però Anelli, sono d'accordo con Duccio, prima o poi dovrà concedere qualcosa, per forza, per forza. Benissimo, 21:06, noi ci accontentiamo di queste pillole di Roberto Anelli, non vogliamo disturbare ulteriormente, evidentemente, vabbè, è chiaro che insomma sono è immaginabile come il clima di tensione si respiri praticamente dappertutto questa sera. Intanto fallaccio ai danni di Mirko Antenucci, come stai vedendo Duccio Antenucci in questa serata? Si sta muovendo molto bene, ecco, tutti e tre gli attaccanti baresi, l'impressione che si ha è che possono essere in qualsiasi momento pericolosi per il Sudtirol, loro stanno cercando proprio il reparto difensivo della squadra altoatesina di andare in, ecco, abbiamo visto di usare anche molto spesso le maniere forti per fermare questi attaccanti perché li temono tantissimo. Io mi sento di dire che le scelte fatte da Mignani sino a questo momento sono state delle scelte giuste. Scelte giuste, dice Duccio Curione. Nel frattempo, qualche istante fa, un calcio di punizione, Luca, per il Bari dalla tre quarti. Sì, sì, però nulla di fatto. Pallone che è stato ribattuto dalla difesa del Sudtirol. 36 minuti e 40 secondi in questo primo tempo. 0-0 studio. 0-0 il parziale tra Sudtirol e Bari. Fin qui è la partita che ti aspettavi? Sì, l'ho detto anche all'inizio, una partita bloccata, poche emozioni, poche azioni da gol, però è chiaro, è uno spareggio, è difficile ipotizzare che una delle due squadre
si sarebbe, ecco, avesse avuto un atteggiamento, ecco, più spavaldo. È giusto non prenderle in queste partite e poi magari nel corso della stessa cercare di colpire quando è possibile. Ora è chiaro che bisognerà poi capire anche la storia di questa partita. Andiamo anche a ricordare quella che è la panchina del Bari, oltre al portiere Frattali, il difensore Matino, centrocampista Benali, trequartista Botta, l'attaccante Moracchioli, Zuzek in difesa, Sidler in attacco, Ricci, Bellomo, Molina, Foloruncio e Mallamo. La carta Foloruncio è una carta che, insomma, se il giocatore è in condizione, lo sappiamo, lo abbiamo detto, questo è un po' l'aspetto dirimente rispetto ad ogni valutazione, perché Foloruncio a gara in corso potrebbe anche essere, insomma, un jolly. Sì, allora, se Foloruncio è stato convocato e in panchina, vuol dire che è disponibile, un calciatore che sicuramente non ha i 90 minuti delle gambe, ma è comunque utilizzabile, quindi io penso che possa essere una soluzione nel secondo tempo, perché conosciamo il valore di questo ragazzo qua, lo abbiamo visto anche non molte settimane fa disputare comunque delle buone prestazioni andando anche al gol, quindi può essere sicuramente una soluzione importante nel secondo tempo. Soluzione importante, Michael Foloruncio. Intanto qualche istante fa vi raccontiamo di un errore di grammatica di Mazzotta, purtroppo un disimpegno errato che quasi stava innescando un contropiede del Sutriolo. Queste sono sicuramente leggerezze che non bisogna assolutamente commettere. È un giocatore che, insomma, è sicuramente è stata una delle sorprese di questo campionato. Duccio quasi sulla via della partenza in estate, poi la conferma, il terzino che non arriva, l'alternativa, no, a Ricci, e di fatto con l'infortunio poi appunto del laterale toscano, Mazzotta che si ritaglia uno spazio assolutamente da protagonista. Perché Mazzotta e non Ricci questa sera secondo te? Ma l'ho detto un po' prima, secondo me, sai, la scelta obbligata a destra che è ricaduta su Dorval, quindi un giocatore che ha... Brivido intanto nell'area del Sutilo, Zaro disimpegno avventato alle spalle per Folussi, che è stato molto bravo a evitare Esposito in sede di rinvio. Intanto per la prima volta questa sera, da quando c'è stato il fischio d'inizio, si sente chiaro e tondo dal settore ospiti il coro. Riprendiamola, studio. Eh sì, chiaramente a gran voce, è un coro che stiamo sentendo ormai da diverse settimane. Ricordate anche l'iniziativa che vi abbiamo mostrato in diretta nel giorno della festa di San Nicola l'8 maggio, l'appello dalla muraglia di Bari degli ultras tutti insieme fino all'ultima battaglia, insomma, per chiamare a raccolta tutta la città. Sì, Mazzotta sicuramente più bravo nella fase di non possesso, lì si aspettava che potesse giocare uno tra Lunette e De Col, erano tutti e due giocatori difficili da affrontare e quindi è stata una scelta conservativa da parte di Mignani, ripeto, alla luce anche della scelta a destra obbligata su Dorval. Però ecco, l'impressione che ho avuto nell'ultimo periodo è stata che Mignani ha sempre preferito Mazzotta a Ricci, tranne quando ha giocato Ricci per la diffida di Mazzotta. Quindi ecco, l'impressione che ho avuto nel girone di ritorno è che Mignani preferisse, ecco, Mazzotta a Ricci. Intanto Di Cesare libera l'area di rigore su un tentativo di inserimento del solito De Col, che è un pericolo pubblico lì a destra, poi il Sutirol è ancora in possesso del pallone. 40 minuti 35 secondi, 0-0 Studi. Abbiamo visto un'immagine eloquente, Duccio, Mignani che ha richiamato a gran voce Dorval. Sì, è chiaro, lì lo sta telecomandando, perché Dorval ha proprio necessità e bisogno per la giovane età di essere telecomandato dalla panchina. Si è arrabbiato molto perché in quel momento non ha rispettato quella che era la consegna da parte del tecnico biancorosso. Eh sì, e questo un po' sicuramente sarà uno dei leitmotiv di questa serata. Un ragazzo di 23 anni, Franco Algerino, arrivato qui dall'Audace Cerignola in estate con Caprile e con Bosisio, sono stati i primi tre a luglio, prima della partenza per Roccaraso, a effettuare le visite mediche. Tre illustri sconosciuti, no? Ricordate quelle immagini con Caprile vestito quasi come un giocatore di basket dell'NBA, Dorval e Bosisio, insomma, tre ragazzi che assolutamente nessuno conosceva. Probabilmente il più conosciuto era Dorval, in virtù proprio della sua partecipazione da protagonista al campionato vinto in Serie D con l'Audace Cerignola. 21 e 12, poi va detto, destini diversi, perlomeno dal punto di vista dei ruoli, no? Caprile, che è stata la rivelazione assoluta del Bari, e Bosisio, che invece
è rimasto indietro nelle gerarchie, non è stato convocato con Galano per questa partita, e Dorval che ha vissuto degli alti e dei bassi, ma in ogni caso un giocatore che senza dubbio è da annoverare tra quelli che hanno ben figurato in questa stagione. E la partita rimane, gentili ascoltatori, molto molto bloccata. Io vedo poca mobilità dei tre attaccanti, però, Duccio. Sì, però in questo momento il Bari sta subendo la pressione della squadra Altotesina che ha deciso in questi ultimi minuti di cercare, ecco, lo spiraglio per colpire la squadra biancorossa. Lo ha fatto anche sorprendendo Mazzotta sull'esterno di sinistra. È stato bravo Di Cesare nel colpire il pallone di testa e allontanare un'azione pericolosissima dall'area di rigore. Quindi ecco, la squadra di Bisoli sta creando pressioni in questo momento. Il Bari, ecco, deve cercare, attraverso magari qualche giusta verticalizzazione, di mettere in condizione gli attaccanti a campo aperto di cercare di colpire. Andiamo da Luca Guerra, perché siamo negli istanti finali della prima frazione. Sta per scadere il 43esimo minuto con il pallone che è in possesso del Sutil, un lancio lungo che non ha trovato Antenucci, l'appoggio di Vinto, Fiordilino, siamo nella metà campo di casa, Zaro, ancora Fiordilino, apre a sinistra per Vinto, molto applaudito il numero 6 del Sutil, il tentativo di profondità dalle parti di Odogu che con il petto controlla, anzi con un braccio, Dionisi era vicino, non si lamenta Odogu, calcio di punizione sanzionato dal fischietto dell'Aquila, qui Belardinelli va a far lottare con Bisoli, Mignani dà indicazioni invece ai tre davanti, ad Antenucci, Esposito e Chiedila. Poco fa errore tecnico di Sebastiano Esposito, Mignani che è girato verso la panchina allargando le braccia, avrebbe voluto chiaramente un altro tipo di soluzione. Ora è Maita a manovrare, largo a destra per Dorval, ancora Dorval dalle parti di Maita, pressione molto alta, Maita trova poi Esposito, Esposito in profondità per Chiedila, spallata con Zaro, pallone tenuto lì dal numero 11, posizione quasi di ala, Chiedila poi ad autolanciarsi, si allaccia con lui, non c'è fallo, pallone recuperato da Zaro, l'appoggio dalle parti di Mazzotti che lo difende sulla tre quarti difensiva del Bari, lunetta poi il contrasto di Dorval, pallone ancora giocabile per Fiordilino che l'alza dalle parti di Mazzocca, di Mazzotti, Vicari si allaccia con l'avversario, Vicari poi commette fallo, non è d'accordo con la scelta di Dionisi, qui Vicari ha avuto anche difficoltà dettate dai riflettori, non è la prima volta che il numero 22 del Bari al momento di staccare di testa alza il braccio quasi per pararsi dalla luce dei riflettori, pallone giocabile adesso per il Sutil, calcio di punizione sulla linea di centrocampo, andrà a eseguirlo Fiordilino, siamo nell'ultimo minuto di tempo regolamentare in questa prima frazione, 0-0 tra Sutil e Bari, vediamo se il quarto ufficiale Meraviglia avrà recupero da segnalare, non ho questa percezione, onestamente potrebbero essere allora gli ultimi 25 secondi del primo tempo. De Col all'indietro per Kurtov, lui a controllare in pressione Esposito, Kurtov poi tra le linee a trovare bene De Col, lo scambio con Tait, scambiano spesso con chi posizioni due da Tait per il tentativo di cross al centro smontato da Vicari, pallone però ancora giocabile per il Sutil, con Vinto sui 30 metri a sinistra, va da lunetta, posizione di ala, uno contro uno con Dorvali, raddoppio di Chiedila, il cross al centro, Cesare di Tessera liberissimo sul primo fallo Belardinelli che per fortuna del Bari è stato tagliato fuori dal tentativo di cross, era l'ultima giocata del primo tempo che si chiude senza reti, 0-0 tra Sutil e Bari. Due soli, veri tiri nello specchio, sono stati del Bari al decimo con Antenucci dal limite, conclusione debole parata da Poluzzi, al 32esimo tentativo di Chedira, servito da Esposito, partendo quasi da ala sinistra, Chedira è entrato in area, ha provato il destro a giro, traiettoria però centrale, eleggibile per il portiere del Sutil, tanta pressione da parte della squadra di Bisoli, soprattutto in corsia con De Col, tra i più positivi a destra per quanto riguarda la formazione di Casa, non ha dovuto però eseguire vere e proprie parate Caprile. Si va allora al riposo sullo 0-0 tra Sutil e Bari, linea allo studio. Villaggio Playoff. Intervallo di Sutirol Bari, si va a riposo sul parziale di 0-0, poche le emozioni in questi primi 45 minuti della semifinale di andata playoff che si disputa al Druso di Bolzano, lo ha detto Luca Guerra, due occasioni di marca biancorossa pugliese, quel pericolo soprattutto con l'azione personale di Chedira, pallone messo in mezzo e nessuno tra Antenucci ed Esposito che è riuscito ad intervenire, che insomma fosse una partita bloccata, Duccio, lo si sapeva prima del fischio iniziale, davvero povere però le emozioni fin qui. Pochissime emozioni, e il Bari ha avuto non due palle gol eclatanti ma ha tirato per due volte nello specchio della squadra del Sudtirol e Caprile non ha fatto nessuna parata, ma non solo, non ci sono stati mai situazioni pericolose all'interno dell'area di rigore biancorossa, quindi in questo momento sia l'andamento della partita che il risultato non può che far sorridere la squadra biancorossa.
21 e 17, tra poco ci collegheremo nuovamente con Gabriele Ragnini. Nel frattempo andiamo, proviamo ad andare da Marco Iusco. Io vedo sempre tanto movimento dal Mida Bistrò di Bari. Marco, ci ascolti? No, evidentemente no, vediamo lì. Marco? Eccomi Paolo. Stavo ascoltando, non avevo attivato il microfono, mi avete visto spesso il movimento, no, Marco, perché ovviamente c'erano davvero tanti tifosi. Sì, ti chiedo intanto magari se riusciamo a sentire qualche tifoso, visto che ci sono tanti volti illustri, per esempio Sabino Bartoli, andiamolo a disturbare, è l'autore dell'inno biancorosso, che ormai da diverso tempo viene sempre intonato all'ingresso del... Oh, te lo passo subito. Sì, riusciamo ad inquadrarlo anche, Marco, magari, visto che siamo in collegamento video, diamo magari il tempo a Marco Iusco di perfezionare questo collegamento. Roberta Nelli, il tuo giudizio su questo primo tempo? È un primo tempo statico, primo tempo che non brilla, però come ha detto Duccio prima, lo sapevamo, ce l'aspettavamo che sarebbe stata una partita chiusa, una partita bloccata. Speriamo in un secondo tempo più attivo. Un secondo tempo più attivo. Ti vedo molto preoccupata. Sì. All'inizio, insomma, eri fiduciosa, hai detto no, ma i giocatori li vedo sciolti. Li vedo sciolti, hai cambiato invece, idea. Sì, perché sembrava all'inizio che, e invece... Ci sono, Paolo! Si sono chiusi, ecco. Paolo, sono con Sabino Bartoli, un sì. Bel parterre, Donato Franconi. Vi passo Sabino, che magari gli volete porre qualche domanda. Marco, ma guarda, puoi anche andare avanti tu, nel senso interroga tu il nostro ospite. Paolo? Eccoti qua, Sabino, come va? Sento pochissimo, comunque io ti saluto, Paolo, ben ritrovato. Come va? L'ansia ormai... E qui non ci molla, però devo dire che abbiamo visto un buon Bari, dai, il primo tempo un buon Bari, una partita bloccata forse come nelle attese di questa vigilia. Beh, comunque sappiamo tutti, abbiamo due risultati a favore, no? Non è che ci possiamo proprio questi qua sono comunque pericolosi, ma io credo che comunque adesso il secondo tempo con l'innesto, spero di Ricci, spero. Forse le cose sulla fascia cambiano un po', su quell'altra fascia. Non ti ha convinto Mazzotta, evidentemente. No, purtroppo, devo dire, non è il Mazzotta dei primi tempi. Guarda non è ancora lui, secondo me. Io invece ho visto, sono stato anche a Modena, ho visto un grande Ricci, un grande Ricci. E spero che il secondo tempo possa fare dire la sua, almeno spero. Mi dispiace anche di Follorucio, perché Follorucio, insomma, in questa formazione ci manca, ma spero, ho visto che è in panchina. Esatto, Follorucio in panchina. E allora andiamo a salutare anche Donato Francone, che è lì accanto a te, evidentemente. Ti passo Donato, aspetta, ti passo Donato. Ma attento che lui è comico, Sì, sono comico. Ah, l'orecchio. Mi ha forato l'orecchio. Pronto? Sì, Donato. Allora, visto che, insomma, chiaramente tu sei nelle vesti innanzitutto di tifoso, c'è qualcuno che scrive che dall'altra parte i tifosi di Cagliari e Parma si stanno facendo delle risate nel vedere una partita così bloccata e poco spettacolare. Beh, vabbè, sì, possono ridere quanto vogliono, ride bene chi ride ultimo, quindi vedremo che succede. Come diceva Sabino, giustamente, loro secondo me vogliono fare il pareggio per poi giocarsela a Bari, no? In contropiede, magari. Sì, sicuramente. Però ci sono delle piccole pecche, io ho visto, di formazione da parte di Mignani, però... Adesso non stiamo qui a polemizzare e speriamo nel secondo tempo. Sempre come dice il grande Sabino, sulla fascia ci vuole Ricci, perché poi tutto il gioco si sta facendo sulla fascia destra dove c'è Dorval, no? Sì, ma forse non vuole, esatto. Si vuole coprire un po' dietro. Però adesso vediamo il secondo tempo che succede, dai, forza. Posso dire, Franco, che tu e Sabino sembrate allenatore e vice allenatore, tutti e due. Come... È vero, ha detto che sembravo allenatore e vice allenatore. Ti passo Sabino, sì, perché Sabino, mentre parlava Donato, era lì, no? Subito lì dietro a dare consigli. No, Paolo, scusami, no, la stiamo vedendo insieme la partita, sì. Ne abbiamo visto tante insieme. Però, sinceramente, devo esserti sincero, non mi aspettavo
Mazzotta. Mi aspettavo Ricci, devo esserti sincero. Guarda il naso. Sì, no, vabbè, non si può. Vabbè, ma lui comunque, Donato, è un grande allenatore comunque. Grande allenatore, ma sì. avete fatto di bocce. Sabino, avete fatto un fioretto prima di questa partita? Senti, Paolo, io ho fatto i miei soliti scongiuri e ti posso garantire che mi sono messo al solito posto dove ho visto tante vittorie e niente, non posso dirti altro. Benissimo. No, altro nel senso degli scongiuri. Sì, no, avevamo compreso. E allora Sabino, grazie. Paolo, è un grande piacere stare con voi. Un abbraccio a tutti voi. Ciao, okay? Un abbraccio. Grazie a voi. Marco, sono qui e vi ho sentito. Qua c'è geomista di tutto, c'è da ridere, c'è da divertirsi, da emozionarsi. Spero che avete scambiato qualche battuta con un grande Sabino, ma davvero ci sono tantissimi tifosi. Alleggeriamo un attimo, cerchiamo di stemperare la tensione. Regia, mandatemi a tutto schermo Marco Iusco. Marco, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Domanda delle domande che ti devo fare adesso alle 21:24. Certo. Ma tu hai cenato? No, sono a stomaco, sono a digiuno. Cenerò dopo, però è difficile vedere a volte presi, a volte qualche parola di troppo. È impossibile. Forse per un bicchiere d'acqua, forse. Soprattutto vedere gli altri che cenano, magari, perché ragazzi, Marco Iusco è una straordinaria, ottima e buona forchetta. Paolo, facciamolo mangiare, sta digiuno. Esatto. Non ha mangiato niente. Ma infatti io mi sono preoccupato, per quello ho fatto la domanda. Mi raccomando, trattatecelo bene. Grazie. Va bene, Marco, Paolo. Magari approfitta di questi 5 minuti per temprarti un attimo lì, Grazie, ci colleghiamo ovviamente a dopo. Grazie a Marco Iusco. Non vedo Gabriele Ragnini, che è sparito dai nostri radar, chissà dove è finito. Lo avevamo lasciato che si dirigeva verso la Bari Siamo Noi, ma ancora non abbiamo tracce del nostro inviato. E così andiamo dal nostro invece corrispondente allo stadio Druso di Bolzano. Non c'è ancora Luca Guerra, ma è questione di attimi per perfezionare il collegamento. Roberta, ti sei un po' rilassata? Un po'. Mamma mia, ragazzi, ma ti vedo proprio tesissima. Ma attesa come non mai. Sono tesa, sì, è vero, sono tesa Vuoi fare un saluto a casa, no? Come si diceva una volta. Sì, alle mie figlie che stanno guardando la partita e hanno... Non le hai avvisate che venivi da noi? Sì, Giulia, sì, infatti... Magari ci stanno guardando. Sì, sicuramente Giulia sta guardando col cagnolino che hanno bardato con la sciarpa. Tra l'altro Giulia è la straordinaria, allora bimba, adesso ragazza, insomma, che realizzò quella performance al pianoforte su un coro del Bari, no? Sì, era uno dei cori nuovi. Esatto. Quindi, insomma, la ricordiamo per questa performance. Nel frattempo, nel ricordo e nel salutare soprattutto Giulia, andiamo al Druso di Bolzano, credo Luca Guerra, in compagnia di un ospite in tribuna stampa. No, Paolo, non sono con un ospite, sono da solo al momento. Sì. Se va bene lo stesso. No, va bene, per carità. Vi posso raccontare che si sta scaldando con una certa intensità Michael Foloruccio. Rispetto agli altri compagni di squadra, Foloruccio, Moracchioli e Zubek si stanno riscaldando con maggiore intensità. Invece scambiano il pallone tra loro Ricci, Schidler, Botta, Bellomo, Benali, Mallamo. Insomma, la sensazione è che Zubek è una manovra abbastanza tipica di Mignani, questa lo tiene caldo, mettiamolo così, perché evidentemente sa che sia di Cesare, ma forse anche, in questo caso anche Durval, per questioni fisiche uno e tattiche l'altro, vanno monitorate, quindi preferisce sempre far scaldare Zubek con più intensità degli altri dell'intervallo, è una scena che raccontiamo spesso. Foloruccio invece sta eseguendo dei movimenti sui quali ci può illuminare anche Duccio Curione, sta testando in particolare Duccio i cambi di direzione. I cambi di direzione. Eh sì, sta cercando di fare forza proprio sul ginocchio attraverso i cambi di direzione per capire se sente dolore.
Benissimo, e allora Luca, nel frattempo facciamo un'incursione alla Bari Siamo Noi, perché Gabriele Ragnini si è spostato dallo Steam Pub a qualche decina di metri e vedo proprio delle immagini che arrivano dal centro coordinamento Bari Club, la Bari Siamo Noi. Gabriele, ti sentiamo con audio ambientale, quindi cerchiamo un attimo di perfezionare il collegamento, Gabriele. Benissimo, e allora diamo il tempo a Gabriele di perfezionare il collegamento. E sono un po' di giorni che fa i capricci, la nostra piattaforma di streaming, che non è nostra, è quella ovviamente sulla quale noi ci poggiamo. È successo anche a Caffè Playoff qualche mattina. 21 e 28, Moracchioli, Foloruscio, Zuzek, ma ritieni che qualcuno possa entrare, insomma, nei primissimi minuti della ripresa? Ma è probabile anche che dopo qualche minuto dall'inizio del secondo tempo ci sia la prima sostituzione, e mi auguro che possa entrare Foloruscio alla luce di quello che abbiamo detto prima, un giocatore importantissimo per questa squadra, e poi anche in base all'esito di quello che sarà lo sviluppo del secondo tempo, chiaramente le scelte cadranno sulle caratteristiche dei giocatori. Moracchioli può essere uno di quei calciatori che può dare ampiezza al gioco offensivo del Bari ed può essere abilissimo e bravissimo nell'uno contro uno. Riproviamo il collegamento con Gabriele Ragnini. Eccoci Paolo, mi sentite? Ti sentiamo, facciamo fatica a distinguerti perché l'inquadratura è molto buia, ma ovviamente non dipende da te. Vai pure. Sì, purtroppo c'è anche da sotto l'audio, insomma, della piattaforma da cui stanno seguendo la partita. Sì. E siamo qui con Lucio, un nostro amico del gruppo Quelli della Ovest, uno dei fondatori, sì, del gruppo Quelli della Ovest. Ci ha tenuto a ribadirlo. Insomma, adesso chiediamo a Lucio che cosa ne pensa di questo primo tempo, come ha visto il Bari. Era un primo tempo, è stato un primo tempo come ce lo si aspettava. Molto tattico, molto fisico, con sicuramente una prevalenza da parte del Sud, non territoriale, ma che non ha mai tirato in porta. Io non ricordo parate fatte da Caprile, mentre ne ricordo un paio fatte, se fu banale, fatto dal portiere, più un'occasione interessante per l'anticipo del difensore su Benedetti, che praticamente gli ha tolto la palla dal piede per concludere. E diciamo che era la partita che ci si aspettava di vedere, cioè, non stiamo vedendo, non abbiamo grossi problemi. Il Sud Tirol sta facendo il suo, dovrebbe decidersi a fare un po' di più, ma forse non lo fa proprio perché sa a cosa andrebbe incontro. Lucio, hai detto che il Sud Tirol non fa quello che dovrebbe fare, sembra quasi che insomma sia il Sud Tirol a difendere questo pareggio, quando in realtà il Sud Tirol avrebbe bisogno della vittoria, quindi sembra un Bari leggermente più arrembante, no? della squadra che in realtà a maggior ragione in casa dovrebbe cercare di, insomma, proiettarsi in vantaggio anche in vista del ritorno al San Nicola. Adesso aspettiamo questo secondo tempo, dove ritengo che possano esserci delle sorprese, anche qualche cambio tattico in campo. Sono fiducioso, probabilmente potremmo bissare il risultato di Pasquetta. Questa è la previsione. Allora, insomma, tocchiamo tutti ferro, facciamo gli scongiuri. Nel frattempo squadra in campo al Druso, torniamo da Luca Guerra. Esattamente Paolo, squadra in campo, non ci sono sostituzioni al momento tra Sud Tirol e Bari, grande fair play, soprattutto vi racconto, fiumi di birra qui in tribuna allo stadio Druso di Bolzano, dog, birre, qui è, diciamo, uno stadio, un impianto piccolino con un bar che è quasi più grande rispetto agli accessi in tribuna, e devo dire è uno stadio che si vive davvero ben prima della partita, un luogo di aggregazione. Tutto pronto allora per la ripartenza di questo secondo tempo tra il Sud Tirol e il Bari. Non ci sono novità, il primo pallone giocato sarà della formazione di casa con Capitan Tait nel cerchio di centrocampo. Partiti allora, Sud Tirol contro Bari, secondo tempo, si riparte dallo 0-0 della prima frazione. Vado a rielencare le formazioni. Sud Tirol, la squadra di Pierpaolo Bisoli con il 3-5-2, Poluzzi il portiere, Curto, Zaro e Vintoi, tre difensori.
De Col, Tait, Fiordilino, Belardinelli e Lunetta a centrocampo da destra a sinistra, in avanti Mazzocchi e Odogu, in panchina accanto a Bisoli, due portieri Minelli e Marano, poi Celli, Siega, Carretta, Sisse, Casiraghi, Rover e Clu, Pompetti, Larrivei e Giorgini. Bari che risponde con il 4-3-1-2, Caprile tra i pali, Dorvaldi, Cesare, Vicari e Mazzotte in difesa, Maita, Maiello e Benedetti a centrocampo, Esposito a supporto del tandem d'attacco formato da Antenucci e Chedira. In panchina accanto a Michele Mignani ci sono il secondo portiere Frattali, poi Matino, Zuzzo e Codici, intanto va giù Odogu in area di rigore sul contatto con Vicari, tutto regolare secondo l'arbitro Dionisi, che era davvero a un passo. Dicevo in panchina Frattali, poi Molina, Zuzek, Matino, Ricci, Benali, Botta, Bellomo, Mallamo, Polrus, Schidler e Moracchioli con Botta accanto a Michele Mignani. L'arbitro è Dionisi, assistito da Capaldo e Di Iorio. Il quarto ufficiale è Meraviglia. Al VAR c'è Banti, assistito da Pezzuto. Gara che è ripresa da 1 minuto e 15 secondi. Punteggio inchiodato sullo 0-0. Linea allo studio. Villaggio Playoff. 21:33, ripreso il match tra Südtirol e Bari, semifinale playoff di andata. Abbiamo rivisto l'episodio contestato dal Südtirol per il presunto fallo ai danni di Odogu nell'area di rigore del Bari. Dovremmo aver bisogno di un replay per verificare meglio l'eventuale contatto in area di rigore, ma il direttore di gara, come raccontava Luca Guerra, era molto molto vicino. Non dimentichiamo che c'è sempre poi il VAR per verificare quello che accade in campo. Chiedo subito a Duccio che impressione hai avuto. Ma sul, sì, sul contatto? No, assolutamente niente, non c'è neanche bisogno del replay, veramente un contrasto normalissimo all'interno dell'area di rigore. Nel frattempo un po' più arrembante il Südtirol, perlomeno nell'atteggiamento in questi primissimi istanti della ripresa, Duccio. Sì, è tutta nella metà campo del Bari, la squadra altoatesina sta cercando di creare quella pressione alla ricerca del gol, e qui, ecco, come quello che abbiamo detto prima, il Bari deve essere compatto, cercare di difendere come ha fatto nel primo tempo e magari cercare anche attraverso qualche ripartenza di essere più fortunati in fase offensiva. 0-0 per il momento il parziale tra Südtirol e Bari. Non ci sono stati cambi nel corso dell'intervallo, vedremo se qualcuno andrà ad accelerare il riscaldamento. Sono sempre belle le immagini che arrivano sul nostro monitor di servizio sulla presenza compatta, massiccia dei tifosi del Bari nel settore ospiti dello stadio Druso. 625 biglietti disponibili, di fatto polverizzati in una manciata di minuti. C'è addirittura chi dopo l'apertura della prevendita nel minuto successivo non è riuscito neanche ad accedere evidentemente proprio alla piattaforma per poter acquistare, tentare di acquistare un biglietto. Il Bari in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra, osservando l'incontro virtualmente dalla tribuna centrale. Da sinistra a destra invece la squadra di casa allenata da Pierpaolo Bisoli. Adesso un Bari che ha guadagnato qualche metro in più, ancora qualche errore di troppo in fase di disimpegno, ha fallito un servizio abbastanza facile Mattia Maita verso un suo compagno di squadra che nel frattempo aveva tagliato il campo. Si tratta di Walid Khedira. Bisogna cercare di evitare, no, queste leggerezze, Duccio. Sì, bisogna essere più precisi soprattutto nell'ultimo passaggio, perché se fosse stato preciso questa verticalizzazione avrebbe consentito a Khedira di poter attaccare andare la profondità. Esatto, quindi il Bari quando è palla al piede deve assolutamente cercare di essere più preciso. Ne ha fatti tanti di errori anche nel primo tempo e li ha fatti anche il Südtirol, dobbiamo dirlo, quindi una partita molto sentita da tutte e due le squadre. Però ecco, è vero che ha iniziato bene la squadra altoatesina, però il Bari ha risposto immediatamente. La sensazione, gentili ascoltatori, quando sono passati quasi 5 minuti del secondo tempo è che i ritmi si siano leggermente alzati rispetto al primo tempo. E questa è una nota positiva, perché chiaramente poi si creeranno più spazi. Luca? Tanto proteste del Bari, perché è stata interrotta un'azione d'attacco ben avviata da Antenucci, che è andato al cross da destra, Esposito in area di rigore, ha cercato di controllare il pallone, secondo Dionisi con il braccio, secondo Esposito con il petto, gioco interrotto, calcio di punizione già eseguito. Intanto gran movimento in panchina, in particolare nel Südtirol si scaldano Carretta, Rover e Casiraghi, che sono le alternative in fascia di cui dispone Bisoli. Invece nel Bari movimento per Foloruscio, Moracchioli, Bellomo, Molina e Schidler. Anzi, Moracchioli che appena seduto si sta scaldando. Ruben Botta, studio.
si scalda Ruben Botta. Adesso rivediamo questo episodio, questo presunto fallo. Eh no, è con il petto, ragazzi. Però ecco, queste sono davvero delle... ma sono delle decisioni che hanno dell'incredibile. Poi io dico, in epoca VAR, ma che sbandierate a fare? Ma lasciate proseguire l'azione. Se poi evidentemente c'è fallo di mano, si va ad annullare o si va a verificare successivamente. È davvero incomprensibile. Esposito era liberissimo in aria, Luca Guerra. Sì, tanto per completezza, Paolo non ha sbandierato nessuno, ma è stato Dionisi direttamente l'arbitro a fischiare. Peggio, posso dire che è peggio? Eh sì, però in quel caso il VAR non può intervenire, quindi è una scelta dell'arbitro e non si può tornare indietro, il gioco viene fermato, quindi non c'è possibilità neanche di conoscere lo sviluppo dell'azione. In presa diretta avevamo avuto la sensazione che Esposito avesse controllato effettivamente con il braccio, così è di fatto azione pericolosa, fermata in area del sud. Probabilmente, Duccio, proviamo a dare un alibi al direttore di gara, c'è stato un movimento del braccio verso, diciamo, la parte... lo ha spostato davanti, accompagnato con il braccio il movimento del corpo. Duccio, prova ad immaginare, allora, quello che forse ha tratto in inganno il direttore di gara. Allora, sicuramente non era fallo, perché Esposito ha colpito il pallone con il petto e non con il braccio, su questo non c'è alcun dubbio. Probabilmente, vista la posizione, la postura del calciatore, ha coperto il pallone, il braccio, il corpo, e quindi l'arbitro non ha visto benissimo l'eventuale fallo, che ha fischiato, perché comunque ha visto che un po' tutti i calciatori, ecco, non l'ha visto, però ecco, in quel momento ha preferito fischiare per evitare, ecco, di fare un errore ancora più grosso. E vabbè, insomma, andiamo avanti, ormai è passata, e questo è. Nel frattempo, che succede qui al Mida Bistrò? Tutti concentrati verso i monitor per ovviamente vedere la partita. Vi confermiamo che, insomma, la gara sembra molto più sbloccata, c'è più intensità, più fluidità nella manovra da una parte e dall'altra, perché poi è chiaro, si gioca sui 180 minuti, un quarto di questa sfida è passato, Duccio. Sì, sono più allungate le squadre in questo momento, non vediamo più quella compattezza del primo tempo sia di una che dell'altra squadra. Ripeto, magari riusciremo anche a vedere qualche azione pericolosa in più alla luce appunto di questo atteggiamento che stanno avendo le due squadre, e quindi vediamo cosa succederà. Intanto Paolo e Duccio, Vergassolo e Mignani stanno confabulando nei pressi della panchina, e sappiamo che solitamente questo è un gesto prodromico a una sostituzione. Studio. E allora, Luca, visto che ci hai raccontato questa scena, ricordaci chi evidentemente ritieni che stia aumentando le fasi di riscaldamento. Sì, al momento Folorusso e Schindler stanno accelerando loro, anche Molina, poi si scaldano Bellomo e Botta. Chiaramente vuole cambiare qualcosa in fascia o sulla tre quarti, questa è l'intenzione di Mignani, che evidentemente vede spazi ristretti, cerca di capire come allargare le maglie difensive del Sutil. Ricordiamo lo Sutil che ha perso una sola partita in casa nel 2023 su 10 confronti casalinghi e ha tenuto la porta inviolata in casa in 3 delle ultime 5 partite. La prossima interruzione intanto toccherà al Rover. Raccontiamo però questo calcio di punizione. Posizione centrale dai 35 metri per il Bari, con Sebastiano Esposito che ha tutta l'intenzione di andare a calciare. E allora parte proprio Esposito, tagliato, deviazione, calcio d'angolo. Il tocco è stato di un calciatore del Sutil. Vediamo se c'è calcio d'angolo. Si infuria però Esposito, anzi è stato un giocatore del Bari, poi Esposito viene redarguito da Tait. Effettivamente, allora, l'ultimo tocco è stato di un calciatore del Bari. Devo dire la verità, in diretta mi sembrava fosse stato un giocatore del Sutil che sicuramente l'ha toccata, poi dopo c'è stato evidentemente un tocco successivo da parte di un calciatore del Bari. Rinvio dal fondo alla prossima interruzione nel Sutil. Toccherà intanto a Matteo Rover. I minuti sono 9, i secondi 20, il punteggio in questo secondo tempo è Sutil 0, Bari 0. Studio. Benissimo, 21:41, abbiamo rivisto intanto questo tentativo dalla lunga distanza di Sebastiano Esposito, da rivedere poi questo ultimo tocco evidentemente, credo, di Vicari. Vediamo un po' che succede. Sì, sfortunato se vogliamo il centrale ex SPAL. Sì, forse un rimbalzo proprio sul numero 23, che poi alza il braccio come a voler indicare la sua non colpevolezza nell'occasione. 21:42, intanto vediamo sempre le immagini che arrivano dai nostri due punti con i quali siamo collegati in città, lo Steam Pub di Bari e il Mida Bistrò, gremiti, ma come sono tanti altri
locali questa sera nel capoluogo pugliese. Vi ricordiamo che non c'è nessun maxi schermo posizionato in piazza nel capoluogo pugliese, partita che comunque sta salendo di intensità. Il Bari in questa fase, Duccio, ha guadagnato qualche metro. Sì, ha guadagnato metri, si trova in possesso di palla più spesso rispetto ai primissimi minuti del secondo tempo e sta creando qualche situazione favorevole. Chiaramente non parliamo di vere e proprie occasioni da gol, però ecco, il Bari in questo momento sta facendo la partita. Mignani nell'antivigilia ha detto che il Bari deve essere intelligente a capire i momenti della partita, ad avere pazienza, a insomma sfruttare quelle che possono essere le occasioni, perché poi Luca, primo cambio della partita, Paolo, è per il Südtirol, perché viene richiamato Lunetta, al suo posto da Rover, e secondo me cambierà qualcosa tatticamente, a meno che non voglia Bisoli adattare Rover come esterno a tutta fascia. Lui, che è un giocatore che, lo ricordiamo, nel match di andata in campionato a Bari ha dato tanto fastidio, fu schierato tra le linee, ma sa giocare anche da esterno offensivo. Vediamo se ora tatticamente cambia qualcosa nella squadra di Bisoli. Studio. Benissimo, quindi primo cambio nel Südtirol e vedremo poi se ci sarà la risposta di Mignani. Dicevamo appunto di un allenatore che si aspetta e ha chiesto alla sua squadra proprio di saper capire i momenti della partita, e io rivedo comunque per larghi tratti anche il film dell'ultima gara di campionato, Duccio. Sì, molto simile alla partita che il Bari giocò durante il campionato a Bolzano, ed è giusto quello che ha detto il tecnico biancorosso, soprattutto in questo tipo di partite, capire i momenti, le fasi della partita, cercare di avere pazienza, e lì dove ci si creano le occasioni, o l'occasione, perché può essere anche una sola, cercare di essere cinici. Roberta. È così. Non sono tranquilla, ecco. Non sono tranquilla. Cos'è che non ti rende tranquilla? Non vedo spazi. Questo insomma è, purtroppo lo sapevamo. Eh sì, il gioco del Südtirol lo sappiamo che è questo. Non vedo spazi e spero che l'intensità cresca e che si riesca a trovare il guizzo. Chi vorresti vedere in campo, dalla panchina? Beh, Floruscio, l'abbiamo detto prima. Mi piacerebbe che entrasse Floruscio, sì. Floruscio, io dico la mia su Floruscio, è un peccato che insomma un giocatore sicuramente tra quelli decisivi nel campionato, finché poi non è subentrato questo problema cronico, debba affrontare una fase così importante dell'anno con il problema che è un'infiammazione al ginocchio con la quale deve convivere, lo ha anche ricordato il professor Giorgio Durbano facendo un po' il punto degli infortunati o comunque dei giocatori non al meglio in un'intervista concessa alla Gazzetta del Mezzogiorno, ed è quello che poi, Duccio, avevamo anche detto proprio alle battute finali della stagione regolare, cioè l'importanza di arrivare con le gambe, con la testa, con la benzina nelle gambe, ma qui parliamo evidentemente di un problema che va oltre poi la parte atletica. Sì, allora intanto il pensiero va soprattutto al ragazzo, al calciatore che sta attraversando questo momento difficile, perché probabilmente neanche lui sa quando questo dolore terminerà, quindi è sicuramente il primo pensiero a cui io mi sento di rivolgere. Poi è chiaro che per il Bari è un grave danno, perché, ripeto, tutti quanti sappiamo quanto questo ragazzo sia stato utile quest'anno alla squadra biancorossa. Perderlo o perderlo in parte, ecco, non averlo al 100% in partite così importanti è un vero peccato. È un vero peccato, vedremo però se ci saranno dei minuti probabilmente concessi in questa partita a Michael Floruscio. Non dimentichiamo che in teoria dovrebbe essere convocato per la partita di ritorno anche Raffaele Puccino, che insomma, a dispetto un po' delle previsioni abbastanza preoccupanti, a grandi falcate va verso il rientro. Questa sarebbe una buona notizia, è chiaro che sarebbe una ulteriore soluzione lì a destra, nella parte bassa. Se dovesse rientrare in occasione della partita di ritorno sarebbe un grande successo, e qui avrà sicuramente giocato molto la volontà da parte del calciatore di rientrare. Nel frattempo non so se Gabriele Ranini mi ascolta, perché intanto c'è il primo cambio per il Bari, Luca. Ruben Botta è la scelta di Michele Mignani, intanto intervento duro di Bellardinelli su Chiedira, calcio di punizione. Allora all'ora di gioco cambia, fuori Antenucci, dentro Botta. Studio.
Fuori Mirko Antenucci dopo un'ora di partita, dentro Ruben Botta, dar fastidio tra le linee di attacco e centrocampo, ma evidentemente anche per fare da raccordo tra i due reparti, provare a dare imprevedibilità, fantasia, ad accendere la luce negli ultimi 25-30 metri. Sì, con lo spostamento di Esposito avanti è chiaro che Ruben Botta prenderà posizioni tra le linee e l'obiettivo è quello appunto di creare superiorità numerica in fase offensiva, in possesso di palle, cercare proprio quella verticalizzazione di cui abbiamo parlato prima, utile per poter consentire agli attaccanti biancorossi di poter arrivare al tiro e magari anche di trovare il gol. Nel frattempo abbiamo rivisto un fallo ai danni di Walid Khedira, come sempre molto generoso il numero 11 nel lavoro anche di proprio sostegno ai compagni, di difesa del pallone e fa sempre a sportellate in ogni zona del campo. Intanto esce mestamente dal terreno di gioco Mirko Antenucci, uno sguardo verso la porta di Caprile. Non so se non è soddisfatto o se non è soddisfatto magari della sua partita. No, non è assolutamente nessun atteggiamento polemico, ha accettato la sostituzione un'ora di partita, raggiungendo secondo me anche la sufficienza piena, sa che poteva fare qualcosa in più, sa che magari non ha avuto l'occasione giusta per poter andare in gol e quindi forse questo è il suo più grosso dispiacere. Intanto primo quarto d'ora della ripresa, andiamo in cronaca con Luca Guerra. 17esimo che scocca in questo istante, in questo secondo tempo, sul secondo pallone toccato da Botta che si sta abbassando molto in ricezione. Qui va ad impostare con Maiello, chiaro il tentativo anche di Mignani di stanare un po' la mediana del Südtirol, impressione alta sul numero 10, Mazzotta scambia con Vicari va al controllo, apre poi dalle parti di Maiello mette giù, prova un lob per Dorval, imboccata Dorval in area di rigore, da destra Dorval, il cross al centro, Khedira, la palla deviata in calcio d'angolo, forse da Curto, anzi è stato Khedira l'ultimo a toccare la traccia di Maiello, è stato bravissimo Dorval a passare alle spalle di Rover che qui ha manifestato la sua attitudine offensiva più che a guardarsi le spalle, è stato bravo Dorval a crossare, ci ha messo il fisico corto su Khedira, alla fine il rimpallo è terminato sul fondo a pochi passi da Poluzzi, direi occasione migliore di questo secondo tempo per Walid Khedira, non era però semplice la giocata, intanto un fallo di Botta che ha spintonato ai danni di Fiordilino, calcio di punizione che sarà per il Sutilo, l'ha già eseguito Zaro, il tocco per Vinto a testa alta, la pressione di Khedira, torna poi da Zaro, da ultimo uomo in posta il numero 19, Fiordilino, ancora lo scambio per Zaro che sbaglia e fate l'impostazione, interviene per un attimo Esposito, poi Curto riesce a rinviare, il lancio lungo, lisciano però di Cesare Maita, occhio a Mazzocchi che può controllare, può aprire a sinistra per Rover, in posizione di ala, Rover salta secco, Maita, Rover va a sinistra, affonda, c'è Dorvalli in raddoppio, il tentativo di cross, deviato in angolo, corner per il Sutilo, qui conquistato con una ottima giocata da Matteo Rover che ha fatto vedere tutta la sua qualità, tutta la sua capacità in fase di accelerazione, calcio d'angolo allora per il Südtirol, a proposito di accelerare sta velocizzando il riscaldamento anche Gregorio Moracchioli che si è aggiunto a Bellomo, a Schiller, a Benali e Molina, si è riseduto invece almeno al momento Michael Polonuccio, calcio d'angolo per il Südtirol, va Rover sotto nei pressi della bandierina dove c'è il settore ospiti, cross al giro, pallone che è stato staccato sul palo ma il gioco era fermo, era andato giù Maiello, allora non si può neanche parlare di azione pericolosa, conciliamolo nel cuore dell'area di rigore, in particolare tra Khedira e Curto, c'è anche Vinto nel mezzo di questa mischia, Dionisi vuole tenere la calma assoluta per tutti i 22 uomini in campo, allora dalla bandierina Rover andrà lui con il destro a rientrare, si scalda anche Benali, questo può essere un indizio anche delle condizioni non ancora perfette di Raffaele Maiello, parte Rover, 20esimo del secondo tempo, è lui traiettoria profondissima, secondo palo a cercare la sponda di Zaro che va giù gli effetti dello stacco, si è fatto male Zaro, è caduto sulla schiena, poi Belardinelli nei pressi della bandierina, in tre del Bari a pressare, Maiello in pressione, l'ultimo tocco è su Belardinelli, Maiello esulta come se avesse segnato, il fallo laterale sarà del Bari, 19 minuti 30 secondi, questo secondo tempo mentre è rimasto giù Zaro che è caduto male sugli effetti dello stacco, parliamo di un giocatore alto, più di 1,90 m, molto muscoloso, si cade con il suo peso sul terreno di gioco, può farsi abbastanza male, entra in campo lo staff medico del Südtirol, 0-0, linea allo studio. Villaggio Playoff.
E cominciano, gentili ascoltatori, a vedersi delle occasioni da una parte e dall'altra. È impressionante la capacità di far valere il suo fisico da parte di Odogwu, Duccio. Nelle palle inattive è un pericolo costante. Si è alzato il ritmo della partita, adesso ci sono maggiori capovolgimenti di fronte, quindi la partita è più divertente, le due squadre si sono allungate. Però effettivamente il Südtirol nelle palle native può essere pericoloso grazie alla struttura dei suoi attaccanti. Primo cambio, intanto lo abbiamo raccontato qualche minuto fa nel Bari, fuori Antenucci, dentro Ruben Botta. Vedremo quali saranno gli altri jolly. Luca Guerra, ti chiedo se ci sono movimenti. Sì, quelli che elencavamo proprio due minuti fa con Moracioli, con Bellomo, Molina, Schidler e Benali. Questo è il quintetto che si sta riscaldando. Si è seduto invece Foruncio, temporaneamente in 10 uomini, intanto il Südtirol per effetto dell'uscita dal campo di Zaro, che è però in grado di proseguire. Studio. Benissimo, proviamo a fare un salto allo Steam Pub da Gabriele Ragnini che ci ascolta. Mi auguro, spero che l'audio sia tale da consentirci il collegamento. Gabriele. Sì, Paolo. L'audio dovrebbe essere ok. No, come al solito regia, c'è il solito scherzetto purtroppo dell'audio, quindi Gabriele devi fare quello che hai fatto prima, evidentemente per riuscire a sentirci, perché sentiamo la tua voce ambientale. Proviamo di nuovo? Gabriele? Mi sentite Paolo? Sì, ora ti sentiamo meglio, prego. Sì, c'è stato un perché, insomma, come vedete magari da qualche immagine che avete mandato in diretta. No, ancora purtroppo Gabriele, no, ancora non ti sentiamo benissimo, ovviamente, insomma, sono situazioni che capitano in queste circostanze, regia. Magari comunichiamo in bassa frequenza con i nostri inviati, così riusciamo anche a dar loro delle indicazioni per perfezionare i vari collegamenti. Lasciamo però chiaramente anche le immagini. Duccio, nel frattempo, insomma, le nostre sensazioni adesso sono confermate proprio da una partita che comincia ad accendersi, entrambe le squadre cominciano a giocarla maggiormente, non so se le due squadre siano lunghe, ma sicuramente si tende a costruire con più efficacia. Sì, si è alzato il livello agonistico, è chiaro che abbiamo visto anche qualche situazione pericolosa, soprattutto attraverso palle inattive, poi è chiaro che in questo momento il Bari ha l'interesse di abbassare questi ritmi della partita, un po' come sta facendo in questo momento, proprio per stemperare qualsiasi possibilità di entusiasmo da parte della squadra altoatesina. Ripeto, al Bari sta bene questo risultato, se ha l'occasione cerca e cercherà di colpire, però senza alterare i propri equilibri tattici. Invece il Südtirol questo lo deve fare per cercare di trovare un gol che gli consente di poter vincere la partita e presentarsi allo stadio San Nicola con maggiori speranze rispetto a quelle che sta avendo sino a questo momento. Si è visto poco Benedetti questa sera, Duccio. Sì, sì, infatti ho anche io faccio, diciamo, delle mie sostituzioni mentali, no? E il fatto che si stia riscaldando Nicola Bellomo può essere un indizio, proprio perché Benedetti non ha inciso tantissimo e secondo me la qualità e la quantità di Nicola Bellomo può essere utile in questo secondo tempo lì in mezzo al campo. Ma ti chiedo anche un'analisi tecnica e tattica sul perché Benedetti si stia vedendo poco, perché chiaramente il Südtirol tende proprio a non lasciare respiro ai giocatori che hanno più propensione offensiva tra i centrocampisti. Sì, loro hanno fatto questo durante tutta la partita, cioè hanno creato grandissima pressione e intensità sui nostri portatori di palla, soprattutto lì in mezzo al campo dove si creava tanto traffico, quindi c'era poca possibilità di ragionare da parte dei nostri calciatori. Adesso un po' meno, perché comunque si è allentato da questo punto di vista la pressione del Südtirol, che sta invece cercando di fare la partita. Il Bari invece, secondo me, tornando alle parole di Mignani, sta leggendo molto bene sino a questo momento le fasi di questa partita, abbassa e alza i ritmi in maniera intelligente da squadra matura. Ripeto, non abbiamo visto grandi occasioni da gol da parte della squadra biancorossa, ma l'atteggiamento è quello giusto. Atteggiamento giusto, dice Duccio, rispetto a quello che sta combinando il Bari. Flash con Luca Guerra anche rispetto a possibili altri cambi. Al momento non ha richiamato ancora nessuno Mignani, al di là quindi di Botta, che al quarto d'ora, lo ricordiamo, ha preso il posto di Antenucci. Negli ultimi tre minuti tanti errori di misura. Bari che ha il possesso del pallone in maniera più prolungata rispetto agli avversari, ma poco fa un errore in fase di apertura quasi no look da parte di Maiello a sinistra
dalle parti di Mazzotta. Intanto 24 minuti 50 secondi in questa ripresa, 0-0 tra Sutton e Bari. Studio. Commenti critici nei confronti di Mazzotta, Duccio, sei d'accordo? Ma guarda, lui ha un brutto cliente oggi, De Col forse è un giocatore che è meglio ha interpretato questa partita da parte del Sud Tirol. Bisogna anche fare questo tipo di considerazioni. E quindi Mazzotta è andato, soprattutto nel primo tempo, diverse volte in difficoltà, ma ripeto, anche perché aveva un bruttissimo cliente ed ha un brutto cliente. Brutto cliente, Mazzotta, lo ricordiamo, preferito a Giacomo Ricci sul settore sinistro della difesa del Bari. Dall'altra parte il compito è affidato a Mehdi Dorval, ricordiamo l'assenza di Raffaele Pucino, che potrebbe recuperare, stando a quello che ha dichiarato Mignani due giorni fa, per la partita di ritorno, lo ricordiamo, venerdì al San Nicola, già superate le 35.000 presenze. Nel frattempo una conclusione dalla distanza 25 metri non ha colpito benissimo Sebastiano Esposito con l'esterno, il pallone si è alzato, ha provato ma insomma senza precisione, in questo caso il numero 9. La partita, Duccio, di Esposito finora? Ma a me è piaciuto. È chiaro che quando si parla di un attaccante si pensa sempre alla fase realizzativa, e invece il lavoro fatto quest'oggi da questo ragazzo a me è piaciuto. In alcuni momenti è riuscito anche a fare, come spesso ha fatto nell'ultimo periodo, bene la fase di non possesso, glielo imponeva anche il ruolo che stava assumendo tra le linee. Bene, se vogliamo, un po' tutto il reparto offensivo del Bari, però è chiaro, manca quel gol, quella ciliegina sulla torta che può far sì che la mia considerazione, ecco, abbia un valore diverso rispetto all'interpretazione della partita da parte di questi giocatori. Ora, rispetto a quello che stiamo vedendo, no, proprio per come è cambiata la partita, io credo, Duccio, che due profili come Floruncio e Moracchioli potrebbero far sentire davvero il loro peso, perché in questa fase il Bari sta cercando di accelerare il suo gioco, il suo giro palla. Questo ovviamente ha tutto vantaggio anche di trovare maggiore spazio lì davanti. Sì, però in questo momento, ecco, prima ancora dell'ingresso di questi giocatori di qualità, mi aspetto anche che Botta, ecco, entri in partita, si faccia consegnare palla e possa essere, diciamo, quel giocatore dell'ultimo passaggio che magari ci aspettiamo possa arrivare anche dalla panchina. In questo momento c'è un giocatore di qualità in campo. Si ha quasi ascoltato Duccio Botta, perché qui ha scambiato con Benedetti, è entrato in area di rigore da sinistra con una finta di corpo, è riuscito a saltare Curto, poi nell'impatto con Curto è andato giù. Protesta il Bari che vorrebbe un calcio di rigore. Dionisi era vicino, ha fatto cenno di proseguire. Panchina del Bari in piedi in questa situazione, episodio da rivedere. Il tutto quando siamo al 28esimo del secondo tempo e nel Sutton sono pronte due sostituzioni, entreranno Alessandro Celli con il numero 3 e Daniele Caldiraghi con il numero 17. Studio. Dobbiamo rivedere questa azione, Benedetti che ha scambiato con Botta e poi Botta che si è lasciato cadere, insomma, opposizione con il corpo, ma lì il marcatore non poteva sparire. Poi l'argentino allarga le braccia, quasi incredulo rispetto alla decisione del direttore di gara. Dobbiamo rivedere questa azione, dobbiamo rivedere, è inutile poi protestare e fare queste scenate plateali, vediamo un po'. Ma però la manata c'è stata sul petto di Botta, Duccio, qui dobbiamo secondo me rivedere questa azione. Poi c'è sempre il VAR che monitora tutto, molto al limite. Occhio, 3 contro 2 per il Bari, che dire al limite dell'area, chiuso però da Zaro al momento di cercare uno tra Botta ed Esposito. Studio. Allora, questo tipo di azioni, questo tipo di falli in questo momento storico del calcio non vengono più fischiati, con tutta onestà. Ho visto due volte questo ipotetico fallo, non mi sento di dire. Rigore in movimento sprecato dal Sutton con Mazzocchi, grande occasione per la squadra di Bisoli, l'affondo di Rovere a sinistra, il cross sul secondo palo, la sponda aerea di Odogu. Mazzocchi ha avuto un rigore in movimento, per fortuna del Bari, angolato alla destra di Caprile. Studio. Vedete adesso capovolgimenti da una parte di fronte, da una parte e dall'altra, e insomma qui è chiaro che bisogna fare attenzione, perché entrambe le squadre vanno a nozze, però si rischia. Vediamo un po' qui Odogu, ragazzi, mamma mia, questa è l'occasione più ghiotta di tutta la partita, Bisoli che si infuria. Qui l'occasione più ghiotta della partita l'ha avuta il Sutton. Grande lavoro di Odogu che sovrasta Mazzotta, che però fa pochissimo a posizione, quindi fa sponda per il suo compagno di squadra, e qui al Bari va di lusso, va davvero di lusso.
cosa non ha funzionato? Per la prima volta. Doppio cambio, scusate, intanto nel Sutil per completezza. Al 30° del secondo tempo entrano Casiraghi al posto di Fiordinino. E poi dentro è andato anche Celli, Casiraghi per Mazzocchi e Celli per Fiordinino. Cosa succede? È un 3-5-1-1, Rover scala a supporto di Odogu, Casiraghi mezzala di qualità accanto a Tait e Belardinelli, con De Colla a destra e Celli a sinistra. Vedremo se arriverà la risposta di Michele Mignani. Per il momento c'è il cambio Antenucci-Botta, vedremo un po'. Intanto molti di voi ci segnalano come fosse calcio di rigore. Vediamo un po', ma l'opposizione c'è stata, però probabilmente non credo, non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla, abbiamo rivisto bene adesso da un'altra angolazione e qui intanto, mamma mia, quanto abbiamo tremato ragazzi, qui abbiamo tremato male Mazzotta, male, qui ovviamente Odogu ci mette i suoi centimetri, il suo peso, però l'opposizione di Mazzotta troppo timida. Sì, Bari per la prima volta ha perso gli equilibri tra i reparti, non è mai successo durante tutta la partita, ha sbagliato una ripartenza e da lì ha perso un uomo a centrocampo perché Botta non sta più garantendo in fase non possesso il lavoro che faceva Esposito nel primo tempo, quindi c'è stata questa transizione del Sud Tirol, una ripartenza che ha visto impreparata la difesa del Bari e lì Mazzotta ha perso il duello fisico con Odoku che facendo la torre, la classica torre, ha messo in condizione Mazzocchi di poter colpire verso la porta della squadra biancorossa e lì veramente il Bari è stato fortunato perché la palla si è spenta alla destra di Caprile. Nel frattempo gli attaccanti del Bari lottano come dei guerrieri, ma davvero è impressionante proprio quanto i centrali e tutti i difensori del Sud Tirol facciano sentire il proprio peso. Luca? Toccherà a Schidler, questa è la scelta di Mignani e Vergassola, fuori probabilmente uno tra Esposito e Chiedira. Studio. Schidler, Duccio. Ma guarda Paolo, ti sono sincero, io mi auguro che questo calciatore smentisca durante questi 15 minuti quello che sto per dire. Non è un calciatore che mi è piaciuto mai durante la stagione, rispetto la scelta del tecnico, mi auguro che lui possa smentirmi, però ecco, mi aspettavo un altro tipo di soluzione, con tutta onestà. Schidler, lo ricordiamo, un attaccante arrivato nell'ultimo giorno del mercato estivo, è stato il maggior investimento in termini di spesa per il cartellino, 1,6 milioni di euro spalmati su più anni e insomma purtroppo un rendimento non molto positivo, ne ha parlato il direttore sportivo Ciro Polito nell'ultima conferenza stampa pubblica, ricordando come abbia pagato probabilmente proprio lo scotto del cambio di campionato, di paese, ma è chiaro che insomma, la speranza è che prima o poi si possa vedere, che possa incidere. Io vi dico una cosa, credo che Schidler sia un giocatore molto emozionale, è un giocatore dal carattere un po' fragile, è così grande dal punto di vista fisico, ma è anche un po' debole dal punto di vista caratteriale rispetto proprio a quanto lui percepisca anche le critiche. E in questo senso che probabilmente delle volte bisogna un po' andare oltre i fischi, i mugugni anche per chi è allo stadio e tentare di incoraggiare poi il giocatore francese. Ovviamente è chiaro che le critiche ci stanno, fanno parte del gioco e siamo in Serie B, quindi questi sono dei professionisti e è tutto nella norma, si prendono gli applausi, si prendono anche i fischi. Noi non possiamo che augurarci che prima o poi arrivi l'ora di Aurélien Schidler. 22:05, Luca. E arriva l'ora nella partita di Schidler al 34° del secondo tempo, fuori Sebastiano Esposito, dentro Schidler. Questa è la seconda scelta di Mignani. Studio. Cosa cambia adesso proprio nei movimenti dell'attacco? Perché è chiaro che parliamo di giocatori completamente diversi per caratteristiche. Beh sì, Esposito è più mobile, è un giocatore che è cresciuto molto in quest'ultimo periodo in entrambi le fasi, lo abbiamo più volte detto. La speranza è che Schidler riesca un po' a far salire la squadra, ha questo nelle sue caratteristiche, cioè quello di spalle la porta, prendere palla e cercare di far salire la squadra biancorossa, cercare appunto di far valere il suo fisico e magari negli ultimi 16 metri cercare anche di trovare quel guizzo vincente che sino a questo momento il Bari non è riuscito a trovare. E dobbiamo segnalare però che a 10 minuti dalla fine non c'è traccia di Folo Runcio, questo
è chiaro che non è indice di scelte tecniche, ma di precauzione. È evidente che il calciatore non è al meglio e insomma si pensa poi anche alla partita di ritorno. È davvero dispiace, personalmente dispiace moltissimo, perché l'apporto di Folorunscio in questa squadra è assolutamente determinante. Quindi io mi auguro che riesca a stringere i denti, perché poi Duccio, noi parliamo, no? deve convivere, ma come si traduce poi nella realtà la convivenza, certo, con un problema di questa natura che riguarda il ginocchio, un tendine del ginocchio? Ma guarda, io sono preoccupato per questo ragazzo, perché tu lo avevi detto, per chi ci ascolta, insomma, attenzione a questo erroraccio di che dire, rimedia Maita. Sì, sono preoccupato perché è chiaro che è un problema abbastanza serio, perché stiamo parlando ormai da mesi di questo fastidio che ha il ragazzo al ginocchio. E quindi dovrà cercare la giusta terapia quando finirà il campionato per poter appunto recuperare, perché è evidente che se oggi il calciatore, pur riscaldandosi, non è entrato in campo è perché avrà comunicato allo staff tecnico e sanitario di avere dolore, e quindi giustamente e saggiamente Mignani non lo ha rischiato. Purtroppo è così, Roberta, no? Ahimè, sì. È anche un dispiacere, immagino, per voi tifosi, perché poi sappiamo quanto abbia regalato gioia in questo campionato. Però è giusto anche tutelarlo, quindi c'è poco da fare. E devo dire che questa è un po' la linea che prevale anche da parte dei nostri ascoltatori nei commenti. Luca? Sì, prossimi due cambi, Benali e Molina, studio. Benali e Molina, quindi andrà probabilmente fuori Maiello, che è un altro di quelli che purtroppo non è al meglio. Poi capite quanto io leggo tanti commenti ingenerosi. Noi lo abbiamo sempre detto, in queste partite conta arrivare al top. Vedo tanti commenti anche sul Cagliari. Io ho visto la partita tra Cagliari e Venezia. Il Cagliari è partito a razzo, ha sfruttato due occasioni con la Padula, che chiaramente è un attaccante di grandissima esperienza, devo dire, con la complicità però di una difesa tutt'altro che irreprensibile del Venezia. Dopodiché è salito in cattedra la squadra veneta, ha trovato un gol ma non poi il pareggio nel secondo tempo. Insomma, il Venezia ha esercitato una pressione non indifferente, quindi attenzione, perché ogni partita è diversa da un'altra, e soprattutto il Sud Tirol è una squadra, Duccio, che sta ricordando anche questa sera quanto abbia un obiettivo come priorità, di impedire all'avversario di giocare. Lo abbiamo visto anche, se vogliamo, con la Regina, dove sì, la Regina ha fatto predominio territoriale, ma tutto sommato pericoli veri, a parte un paio, non ci sono stati. Sì, è proprio così. È la scelta tattica che ha avuto Bisoli per tutta la stagione, quello di avere una squadra difficilissima da affrontare, una squadra difficilissima da colpire, alla quale è difficile far gol. Una squadra veramente complicata da affrontare. Il Bari lo sta vedendo anche quest'oggi. Andiamo in cronaca con Luca Guerra. Doppio cambio, allora fuori Maita e Maiello. Queste le scelte di Mignani, dentro Molina e Benali. Quindi il centrocampo del Bari si ridisegna con Benali davanti alla difesa, Molina da interno destro e appunto Benedetti resta all'interno di sinistra. Botta sulla tre quarti alle spalle di Khedira e Schindler. Ha esaurito i cambi il Bari di fatto, perché ha utilizzato i tre slot con quattro sostituzioni. Da Vicari per Mazzotta indietro ancora dalle parti di Vicari, la pressione di Rover, siamo nell'area di rigore del Bari dove Di Cesare manovra ad appoggiarsi da Benali che si apre a destra, il tentativo di apertura dalle parti di Khedira, l'anticipo pulito con il sinistro di Zaro, poi scavalcati dal pallone sia Botta sia Molina, anche Rover Odogu prova a controllare alle spalle di Benali, si trascina per fortuna del Bari il pallone oltre la linea del fallo laterale, quindi restano in panchina sia Bellomo che Moracchioli. Questa è la scelta di Mignani, con riferimento ovviamente ai calciatori che si stavano riscaldando in precedenza, con loro anche Mallamo, Folorunscio, Zubek, Ricci, Mattino e Frattali. Pallone ora giocabile per il Bari, che gode di un fallo laterale sulla corsia di destra, se ne andrà a occupare Dorval, va lui profondo a cercare i centimetri di Khedira, che Khedira riesce per un attimo a staccare, poi Tait prima di Molina, quindi Casiraghi a destra per De Col, che prova a prendere spazio, spinto anche dal pubblico del Druso. De Col in pressione su di lui, ci va Benedetti, poi Casiraghi su Botta che va a recuperare molto bene, va ad attaccare a profondità Khedira, Botta però perde contatto con il pallone, in scivolata cerca di pescare Khedira, c'è in anticipo su tutti Turto, uno dei più positivi nel Sud Tirol in questa serata. Pallone per Poluzzi che spedisce dalle parti di Vinto, c'è un cambio pronto
fatto anche per quanto riguarda il sui tiro, perché vede il team manager del club Alto Atesino con una lavagnetta luminosa in mano, pallone giocabile adesso per Zaro. Zaro va poi ad appoggiarsi a destra dalle parti di De Col dalle parti della panchina di Mignani, guarda negli occhi Benedetti, torna indietro da Curto, ancora De Col, tentativo di scambio, Schindler e Botta riescono però a praticare il pallone dai piedi di Tait, allora Benalli dalle parti di Molina che scarica a destra per Dorval, ha un po' di gamba sulla corsia, l'ex audace Cerignola, movimento sulla tre quarti di Chetira, porta il pallone a Dorval, scarica ancora a destra per Molina, dà la Molina, va al cross profondo, Poluzzi due passi indietro, riesce a tenere il pallone lì sulla linea di porta, 40 minuti 20 secondi in questo secondo tempo, Südtirol 0 Bari 0, studio Villaggio Playoff. Gli ultimi 5 minuti del match, 0-0 il parziale, dobbiamo ricordare l'occasione più grande di questa partita di marca del Südtirol, è un pallone sul quale abbiamo tremato, dall'altra parte il Bari fin qui ha costruito poco in questo secondo tempo, intanto abbiamo rivisto proprio questo cross tentativo poi intercettato da Poluzzi con Molina che è un assist man, lo ha dimostrato in questo campionato, non benissimo questo suggerimento in area dove era pronto anche Walid Khedira e c'era sul secondo palo Aurélien Schindler. È chiaro che Botta e Benalli in questa fase, Duccio, hanno il compito proprio di disegnare qualcosa lì davanti e di partecipare maggiormente alla manovra offensiva. Sì, cercare appunto di dare anche freschezza soprattutto Benalli ma anche Molina in questi ultimi minuti, perché è mancata la lucidità in diverse occasioni, soprattutto nel secondo tempo, da parte di diversi giocatori che erano secondo me in debito d'ossigeno, e quindi questi ingressi secondo me hanno questo scopo di cercare appunto di avere quella giusta freschezza negli ultimi 20-30 metri e magari trovare quello spiraglio utile per poter, ripeto, trovare in Schindler o in Khedira una soluzione davanti alla porta. Abbiamo visto poco, Luca, mossa significativa dalla panchina di Bisoli, perché fuori va De Col, un terzino, dentro l'Arrivei, un centravanti, il tutto negli ultimi 3 minuti più recupero. Studio. La prova a vincere per Paolo Bisoli, Duccio. Beh, quello che dovrebbe fare, è chiaro che lui ha sempre preparato così le partite, cioè non prenderle per quasi tutta la partita e poi tentare di vincerle nel finale, un po' come è accaduto con la Regina. Quindi è chiaro che adesso si gioca le ultime chance, propositivo in quest'ultimi 5 minuti di partita, però è chiaro che è quello che deve fare una squadra che deve necessariamente vincere, chiaramente deve vincere nell'arco dei 180 minuti. Dicevamo, rispetto ai centrocampisti interni del Bari, quindi Maita finché è stato in campo e Benedetti, Duccio, io ho la sensazione che abbiano avuto proprio il compito di stare attenti, di fare un lavoro di interdizione, di fare più lavoro di interdizione, perché abbiamo visto pochissimi inserimenti. Io non posso non pensare come tutto questo sia evidentemente figlio di una precisa volontà. Assolutamente sì, l'obiettivo era proprio quello di non lasciare sguarnito il centrocampo, di rimanere sempre nelle proprie posizioni, quindi lavoro di interdizione è quello che richiedeva la partita del Bari. Adesso dobbiamo anche essere onesti, fino a questo momento il risultato ci sta dando ragione, speriamo che finisca così, però alla luce appunto del doppio risultato a disposizione, questo è il tipo di partita da fare. Questo è il tipo di partita da fare, dice Duccio Curione, bisogna però costruire qualcosa e soprattutto, Duccio, mettersi nelle condizioni di costruire qualcosa di pericoloso in avanti, perché in questo secondo tempo oggettivamente il Bari ha combinato pochissimo. Sì, ma anche nel primo non è stato particolarmente pericoloso il Bari, secondo me, ecco, negli ultimi metri è mancato nell'ultimo passaggio, ecco lì si può rimproverare qualcosa e sicuramente Mignani è dispiaciuto di questo, perché sperava che magari nell'ultimo passaggio ci fosse maggiore precisione, trovare anche il gol della vittoria, ecco, questo sicuramente sì, un po' di rammarico c'è da questo punto di vista, e purtroppo devo dire che sino a questo momento l'ingresso di Botta non è stato così, diciamo, guarda Botta dov'è, addirittura nella propria metà campo per raccogliere il pallone, anche perché va detto che in questi ultimi minuti c'è un po' più di pressione proprio degli attaccanti del Südtirol sui portatori di palla. Sì, c'è maggiore pressione, un po' quella che abbiamo visto nel primo tempo, che è scemata all'inizio del secondo tempo, adesso c'è maggiore pressione, Botta soffre molto questo tipo di marcature, quindi quando
trova una marcatura asfissiante. Quando trova tanta pressione cerca proprio di abbassarsi per cercare di trovare palloni utili, chiaramente essendo lontano dalla porta diventa poco pericoloso. Luca, abbiamo l'entità dei minuti di recupero? Non ancora Paolo, ma a secondi il quarto ufficiale Meraviglia, tanto errore di Mazzotto e Mignani si infuria perché il Bari regala un fallo laterale al Sutirol. Meraviglia esibisce il recupero, 4 minuti al termine della partita con il Sutirol in possesso del pallone. Vai pure Luca, prosegui. Pallone giocato adesso da parte del Sutirol con Spurto, corsia di destra, Sutirol che è passato con l'ingresso di Larivei al 4-4-2 con Rover e Catiraghi esterni, Larivei, Teodoro, punte centrali, chiaro il tentativo adesso di andare al cross per la squadra di Bisoli, Celli, l'appoggio per Catiraghi che cerca spazio sulla pressione di Dorval, arretra però Vader Belardinelli, posizione centrale, ora si torna da Vintò, siamo sulla linea di centrocampo, Vintò lancia lungo dalle parti di Larivei, più in alto di lui un colossale di Cesare, poi Tait ancora di Cesare prima di Larivei, quindi Tait riesce però a giganteggiare al centrocampo, va da Rover, Dala, prova a puntare in mezzo, il tentativo di cross, Icare prima che Odoku, occhio al pallone che resta in aria, penali fondamentale del rinviare prima di Tait, ma occhio ancora al Sutirol che prova a ripartire, Bari che non esce, Celli per Belardinelli, posizione centrale, Belardinelli torna poi da Zaro nel cerchio di centrocampo, apertura a destra per Rover, la pressione anche di Schidler, Rover poi torna indietro da Curto, intervento in scivolata, falloso di Botta, Gianini dice di rialzarsi, Zaro scarica a sinistra per Celli, 46 e 10 sul cronometro, Celli cerca la profondità dalle parti di Larivei che in area di rigore fa la sponda a sinistra per Casiraghi, Casiraghi all'uno contro uno con Dorval, Casiraghi tentativo di cross al centro, Rover, fantastico, clamoroso del Sutirol al minuto 92, il cross di Casiraghi, lo stacco di Rover in anticipo su Mazzotta, pallone che è terminato alle spalle di Caprile, 1-0, è soltanto difficile da contenere anche per preservare un po' la nostra postazione perché siamo molto vicini ai tifosi, ma era nell'aria, devo dirlo, il vantaggio del Sotto del Bari si era schiacciato troppo, Rover è stato bravo, anzi Casiraghi è stato bravo a lavorare un pallone a sinistra, a puntare Dorval, ha avuto spazio, ha strozzato al centro, il pallone ha attraversato l'intera area di rigore e Rover è andato in anticipo su tutti, ancora una volta il recupero rischia di premiare il Sutirol, come è successo contro la Messina. La situazione si sta ripetendo oggi, ha segnato Matteo Rover, ci sarà ancora da giocare perché il gol è arrivato nel secondo dei 4 minuti di recupero, facile prevedere che si arriverà almeno a 5 di recupero visto che l'arbitro Giunisi sta facendo cenno ai calciatori del Bari che terrà conto del tempo perso in sede di esultanza e adesso per il Bari c'è da scalare una piccola montagna, la rete di Rover porta in vantaggio il Sutirol, vediamo Giunisi va dalle parti della panchina, c'è un'espulsione per un componente della panchina del Bari, è stato richiamato dall'assistente l'arbitro Giunisi, vediamo chi viene cacciato, cerchiamo di capirlo perché dalla nostra visuale non è una materia molto semplice, vediamo chi si deve alzare, si tratta di Frattali, espulso quindi Frattali per proteste, francamente però non ho capito quale sia l'oggetto delle proteste di Frattali, Bari che rischia davvero di complicarsi notevolmente la vita nel finale con il cartellino rosso per Frattali che ovviamente priva il Bari di un elemento, di un portiere di riserva per la prossima partita, cerchiamo un po' di capire però chi è stato allontanato, succede ancora qualcosa anche dalle parti della panchina di Bisoli, la visuale purtroppo non è perfetta perché sono tutti in piedi adesso in tribuna qui allo stadio Druso e mi sa che toccherà anche a noi stare in piedi per provare a raccontare questo finale di match, mancano 2 minuti più recupero al termine, il pallone è giocato adesso dal Sutirol, stiamo cercando di spostarci anche Paolo, lo raccontiamo in tempo reale perché purtroppo dobbiamo dare anche visuale, visibilità ai nostri altri colleghi, pallone in aria, Vintò riesce a rinviare, poi si va dalle parti di Odoku, la pressione di Molina, Bellomo vorrebbe un tocco con il braccio in area di rigore del Sutirol nell'azione precedente, il pallone è giocabile adesso proprio per il Bari, solo per un attimo perché non lo recupera Molina, poi Casiraghi, calcio di punizione concesso per questo intervento falloso ai danni di Odoku, siamo nel 4 minuti di recupero già superato, probabilmente si arriverà al 95esimo in questo incontro, calcio di punizione che sarà per Celli, andrà lui a lanciare lungo, a cercare
uno tra Larry Day e Odogu, è una bolgia adesso, lo stadio druso, il lancio lungo di Celli, lo stacco di Odogu prima di Cesare, ha spintonato Odogu, il calcio di punizione allora per il Bari che potrebbe cercare l'ultimo assalto con il pallone per Caprile, andrà lui a giocarlo, Caprile poi dice a Di Cesare di allontanarsi, Di Cesare chiede invece il pallone sui piedi, poi Benali, l'appoggio per Benedetti, fischi del Druso, prova l'ultimo attacco, evidentemente adesso il Bari, Benedetti scala Mazzotta, Benedetti prova a fischiarlo, pallone però assolutamente impreciso, rinviato da Zaro, dalle parti di Vicari che è tutto solo, va a controllarlo allora Francesco Vicari, si avvicina a Benali, Vicari preferisce servire invece Dorvallo, da Dorvallo in appoggio su Botta, Botta sui 40 metri, prova a impostare, prova la sventagliata dalle parti di Cidrera, anticipato però da Vinto, poi mette giù Dorvallo, prova ad andare lui in campo aperto, Dorvallo, doppio lob che tira al limite dell'area, tentativo al volo di Cidrera, ma non è scoccato da Colucci e probabilmente si esauriscono qui le speranze del Bari di portare a casa almeno un pareggio e di non tornare a Bari con l'obbligo di vincere nel match di ritorno. Pallone giocabile per il rinvio adesso di Polutti che va a lanciare dalle parti di Odogu, più in alto di lui ci va Benali, prova a toccare Schindler, Curto riesce a controllare solo per un attimo, il fallo laterale e per il Bari, Bisoli indica l'orologio all'arbitro Denisi, Denisi invece lascia giocare, pallone giocabile per Mazzotto, lui in fascia ad appoggiare poi centralmente dalle parti di Benali, stiamo immaginando la partita più che raccontandola, il pallone giocabile per Mazzotta che ha subito fallo, calcio di punizione adesso in favore del Bari e non riusciamo, calcio di punizione che sarà per Benali, c'è anche Mazzotta, vediamo, purtroppo c'è difficoltà davvero nell'avere visuale, calcio di punizione per il Bari, 51 minuti e 10 secondi, siamo nel sesto minuto di recupero, calcio di punizione che sarà per Ruben Botta, andrà lui a crossare profondissimo, fischia allo stadio Druso, l'ultima occasione probabilmente della partita per il Bari, Botta andrà a cercare le torri biancorosse in area di rigore, fischia l'arbitro Genisi, parte allora Botta, un sinistro tagliato altissimo, irraggiungibile per tutti, non ci arriva nessuno, Dionisi ha il fischietto alla bocca e termina così allora la semifinale di andata allo stadio Druso, termina con il Bari sconfitto nel recupero dal Südtirol per effetto della rete realizzata da Rover al minuto 92 e allora il Bari sarà costretto a vincere nella semifinale di ritorno in programma il 2 giugno allo stadio San Nicola per accedere alla finale. Studio. '22-'24 purtroppo va al Südtirol la semifinale di andata 1-0, un gol arrivato nei minuti di recupero, ma un gol probabilmente anche meritato per quello che ha fatto vedere il Südtirol nel secondo tempo. E adesso Bari che deve recuperare, è un Südtirol che in questo momento ha un mezzo piede in finale, è un Bari in svantaggio ovviamente dal punto di vista numerico e quindi avrà un compito davvero molto arduo nella partita di ritorno contro una squadra contro la quale non si sono visti pertugi. È chiaro, Duccio, che servirà un altro Bari, un'altra testa, un altro atteggiamento, perché inevitabilmente se si vuol rimediare a questa sconfitta bisogna scendere in campo in maniera diversa. Oggi il Bari, lo diciamo, si è adattato al gioco dell'avversario e tutto sommato aveva rischiato soltanto in un'occasione nel secondo tempo. Uno, il pericolo vero che è stato creato nella ripresa. Poi Bisoli ha ridisegnato la squadra e Casiraghi ha prevalso nel duello con Dorval, troppo timida, la marcatura di Dorval, cross facile sul secondo palo, Mazzotta purtroppo protagonista in negativo e Mazzotta era quello che si era stato aveva perso il duello con Odogu nella prima palla gol del Südtirol. Dobbiamo poi aggiungere un elemento, io purtroppo lo devo sottolineare perché il Bari si presenta a questi playoff con i giocatori migliori non in condizione. Maiello oggi è stato sostituito, ha fatto quello che poteva fare, ma soprattutto non si è visto Foloruncio e va da sé, non possiamo oggi dar vita ad una narrazione e un'analisi diversa rispetto a quella di tutto il campionato. Il Bari ha sempre pagato in termini di prestazioni le giornate nelle quali
Maiello o non c'era, soprattutto quando non c'era. In questo caso Maiello è un giocatore che è stato fermo dal 10 di aprile e soprattutto Folorunscio. Quindi è chiaro che perdere due giocatori di questo peso, non averli al meglio, soprattutto uno di questi, non vederlo in campo, ha condizionato anche poi la prestazione dei biancorossi. Non sono alibi, sono elementi di fatto. Certo è che il Südtirol, come aveva fatto con la Regina, ha colpito alla fine, aspettando, avendo il momento giusto. Vediamo anche i tiri, sono praticamente alla pari con un possesso palla a vantaggio del Bari. 5 tiri verso la porta, 3 verso lo specchio, sia per il Bari che per il Südtirol. Possesso palla 30 minuti per il Bari, 27 circa per il Südtirol nel secondo tempo. Quindi questo ci fa capire evidentemente come, insomma, la gara sia stata equilibrata. Due gli episodi a favore del Südtirol, ma soprattutto un gol che adesso pesa come un macigno in vista della semifinale di ritorno. Intanto vi chiediamo subito un commento su questa partita, e sono giudizi severi quelli che sto leggendo ovviamente sulla mia diretta. Per il momento lo diciamo, Rover che sono entrati in campo ha deciso la semifinale di andata. Sento Marco Iusco, credo, dal Mida Bistro. Sì, Marco? Sì, sono io. Paolo, mi sentite sì. bene? Qua sì, sentiamo un grande frastuono, Marco. Sì, perché ovviamente c'è un clima ovviamente di nervoso, nessuno si aspettava questo risultato, soprattutto ci si aspettavano dei cambi diversi, e questo è stato un po' almeno il commento dei tifosi qui presenti, perché al di là delle scelte arbitrali. Vi chiedo da studio, cogliendo anche l'opportunità che c'è il prof Duccio Curione in campo, sembrava che il Südtirol non avesse giocato due giorni fa, insomma, non so se questa è l'impressione che un po' hanno avuto un po' tutti sul Südtirol, che stava di gamba, stava meglio forse del Bari. Ma sicuramente non ha accusato alcuna flessione dal punto di vista fisico, nonostante abbia giocato tre giorni fa. Mi è sembrata una squadra assolutamente in palla, e lo dimostra anche il gol fatto nel finale. Sì, intanto info di servizio a Gabriele Ragnini. Gabriele, rimani lì per favore, perché se non ti vediamo purtroppo non possiamo mandare in onda le immagini in video, quindi info di servizio in tempo reale, so che mi stai ascoltando. Insomma, creiamo le condizioni ovviamente per offrire un racconto che possa essere corretto e che faciliti anche chi è dall'altra parte a comprendere meglio sia le immagini ma anche gli umori, le sensazioni e poi le parole. Nel frattempo torniamo da Luca Guerra a Bolzano. Luca, perché intanto io mi domando come è possibile che un giornalista che è al lavoro in tribuna stampa non sia messo nelle condizioni di raccontare la partita, perché poi insomma noi siamo sempre molto corretti, civili, rispettosi, però insomma ti chiedo delucidazioni sul perché sia accaduto questo. Luca? Non mi sente Luca Guerra, e allora tra poco andremo da Luca. Intanto mandiamo il numero di telefono, regia, 375-545-2222, il numero per intervenire in diretta. Tra poco avremo con noi l'ex terzino del Bari, Alessandro Del Grosso, per commentare questo primo round. E Duccio, è chiaro che adesso è in salita, e a me preoccupa che cosa? Il fatto di giocare contro una squadra che sicuramente verrà a Bari a fare le barricate e proponendo quella che è la sua arma migliore, il contropiede, perché inevitabilmente il Bari dovrà cercare di costruire qualcosa, perché oggi io non ricordo una palla gol nitida del Bari, e questo è sicuramente non è un dettaglio, è una nota stonata che noi dobbiamo evidenziare. Non ha funzionato il tridente nel primo tempo, non ha funzionato il tridente nel secondo, l'ingresso di Botta e Schidler non hanno cambiato la partita. Certo, lo sappiamo, il Südtirol gioca moltissimo sulla sua solidità difensiva, però bisogna anche cercare di crearsi le condizioni per far male. Sì, parlando della partita di ritorno, e iniziamo un po' da quella che è la tua domanda, è chiaro che per il Bari non sarà una partita semplice, alla luce appunto di questo vantaggio che ha maturato oggi il Südtirol. Il tipo di partita che andrà ad affrontare la squadra biancorossa sarà complicatissimo, perché loro chiaramente si schiereranno tutti in difesa della propria porta, e per il Bari sarà difficilissimo, così come abbiamo visto oggi, ma così come abbiamo visto un po' durante tutto il campionato del Südtirol, fare gol a questa squadra. Ciò non toglie che, secondo me, con un atteggiamento propositivo, questa squadra ha le qualità per poter assolutamente ribaltare questo risultato. Io rimango ancora positivo da questo punto di vista, nonostante chiaramente oggi c'è grande amarezza,
È chiaro che il tipo di partita che ha fatto il Bari oggi, alla luce di quello che abbiamo visto nell'ultimo minuto, negli ultimi minuti, cioè con il gol, e parliamo di un errore individuale, perché le uniche due occasioni che oggi ha fatto il Sud Tirol sono riconducibili solo a due errori individuali dello stesso giocatore. Quindi è giusto quello che si sta dicendo in questo momento alla luce del risultato, ma se non fosse arrivato quel gol nel finale, mi sembra che il tipo di interpretazione del Bari doveva essere quella, e purtroppo il risultato penalizza eccessivamente la squadra biancorossa. Sì, diciamo che alla fine la vittoria ci sta per quello che ha costruito maggiormente il Sud Tirol, ha esercitato anche maggiore pressione, però lo ribadiamo, due vere occasioni, purtroppo figlie, come ricordavi, di errori individuali. E poi io non mi stancherò mai di dirlo, questa squadra senza Floruncio in attacco perde, ragazzi, tantissimo. Noi abbiamo cercato anche di fare analisi statistiche. Il Bari paga molto di più e ha pagato in campionato l'assenza di Floruncio che non di Khedira quando questi due giocatori sono mancati. E purtroppo questo dicono i numeri e ne risente anche la brillantezza del gioco in fase offensiva, perché gli strappi di Floruncio, la prestanza fisica, le accelerazioni, il suo vigore fisico, ma anche la capacità di vedere la porta da lontano, insomma ci sono tante caratteristiche. Oggi purtroppo, tra l'altro, la sconfitta fuori casa mancava dalla trasferta di Terni, ora non ho fatto due conti, ma insomma parecchio tempo fa, e soprattutto possiamo dirlo, questa forse è una delle peggiori gare insomma sul piano della brillantezza, perché il Bari ha cercato di adattarsi all'avversario, no? è sembrata quasi una partita a scacchi. A me fa un po' arrabbiare quasi la rinuncia del Bari a giocare in attacco. Questo sì, è quello che si è un po' notato. Ma se tu ricordi, Paolo, forse la settimana scorsa abbiamo parlato del rischio paradossale che poteva venire fuori grazie proprio al doppio risultato di cui poteva disporre il Bari. E quindi Mignani ha scelto questo tipo di partita. È chiaro che oggi questo tipo di partita non ha pagato, cioè di fare una gara in considerazione sia del doppio risultato sia delle caratteristiche dell'avversario. Abbiamo parlato durante la partita sul fatto che i due interni di centrocampo sostanzialmente non hanno mai attaccato gli spazi, ma hanno pensato solo a una fase di interdizione. Due giocatori di grande spessore come Benedetti e Maita, che sostanzialmente si sono limitati solo a un gioco di interdizione. Questo è stato il tipo di partita che ha scelto l'allenatore. È chiaro che alla luce del risultato non ha pagato l'atteggiamento, non ha pagato le scelte. Poi è chiaro che quando si vince l'allenatore ha ragione, quando si perde no, questo è assolutamente evidente, nonché quasi elementare. Roberta, la tua preoccupazione alla fine si è tradotta in qualcosa di molto negativo, perlomeno nel primo round. Ora dobbiamo cercare di contenere l'amarezza. Contenerla, ma non trasformare poi questo post partita in un funerale. Il Bari ha perso una battaglia, ce n'è un'altra adesso, quindi questa è la cosa più importante, ma è evidente anche in virtù degli almeno 50.000 spettatori che servirà fare la partita della vita. Ecco, in tanti quest'anno hanno parlato altri allenatori di partita della vita, e adesso è il Bari che è chiamato a fare la partita della vita, perché il Sud Tirol è una squadra arcigna, è una squadra compatta, forte, ed è una squadra che ha dato fastidio per tutta la stagione, perché il Sud Tirol ha perso il quarto posto soltanto all'ultima giornata. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Roberta, è così, è una squadra fastidiosissima. Purtroppo dobbiamo adesso tenere testa al 2 e fare il nostro e cercare quel guizzo che stasera, ahimè, non c'è stato. 375-545-2222, raccontateci i vostri giudizi su questo primo round della semifinale. Sentiamo chi c'ha il telefono, pronto? Ciao ragazzi, sono Pasquale. Sì, ciao Pasquale. Devo contare fino a 10, forse di più, perché i sentimenti che sono adesso sono pessimi, però voglio vedere l'aspetto positivo. Forse meglio così, perché se avessimo fatto 0-0 avremmo fatto un'altra partita di questo genere anche ritorno, perché sto leggendo molti commenti anche sulla nostra pagina Facebook di gente che parla di Pullman. Sì, però il Pullman l'abbiamo messo noi stasera. C'è una squadra che deve andare ai playoff, che non fa un tiro in porta, che non propone. Cioè, io dei tre centrocampisti non ricordo nulla
nulla di positivo in fase di costruzione della manovra. Abbiamo buttato via palloni, gli attaccanti li abbiamo lasciati abbandonati se stessi, e poi soprattutto le scelte dell'allenatore, io veramente faccio fatica a capirle da queste parti, perché vivo in Emilia Romagna e il signor Mignani è già sulla coscienza una mancata promozione col Modena, persa con le stesse modalità di stasera. Però vabbè, lasciamo Pasquale, Pasquale, però attenzione, io capisco l'amarezza. Allora, entriamo nel merito, perché cosa dobbiamo contestare a Mignani? Perché parli di scelte sbagliate? Io faccio un nome. Ma se Folorunscio non è entrato in campo, ragazzi, è perché Folorunscio non sta bene. E purtroppo questo è un problema. Il problema, io parlo, per esempio, tu fai giocare Ricci, che è più in forma di Mazzotto, fai giocare Moracchioli, a un certo punto devi cercare di andare l'uno contro però, uno. Però Pasquale, scusami se ti interrompo, Pasquale, queste sono tue ipotesi. Se l'allenatore mette Mazzotta e non Ricci, ci saranno dei motivi, ragazzi, che non sono soltanto tecnici. Allora facciamo così, il problema è l'atteggiamento. Diciamo che lasciamo stare i nomi, l'individualità. Il problema è l'atteggiamento in campo. Abbiamo visto nelle ultime partite, io a Modena l'ho vista benissimo quella partita dal campo, quando il Bari gioca con intensità riesce a essere pericoloso. Se giochiamo per difendere il risultato prima o poi il gol l'abbiamo sempre preso, perché una cazzata dietro la facciamo sempre, perché dietro io nelle ultime azioni ho visto Di Cesare e Vicari lasciare l'attaccante in balia di Mazzotta. Cosa serve avere due cioè, va bene marcare la zona, ma bisogna marcare gli avversari. Già prima Mazzotti è andato vicino al gol, e comunque il problema nostro è l'atteggiamento. Non si può giocare una gara in questo modo, perché un tempo ci sta bene tenerlo così come sempre, il primo tempo nostro che giochiamo in maniera compassata, ma poi devi anche cercare di rosicchiare, perché loro ritorno sarebbero stati e saranno ancora più ironiosi. Fuori casa sono veramente pericolosi, perché fuori casa riescono a fare quello che noi non stiamo riuscendo più a fare come facevamo in passato, cioè di giocare, di verticalizzare, di giocare, cercare la giocata in velocità. Non riusciamo a farla più, non riusciamo a mettere Chedira in condizione di tirare. E poi alla fine io ero convinto che avesse fatto comunque le sue scelte, ma quando vedo ancora in campo Schindler, io ragazzi, bisogna che in campo ho Antenucci che dopo un po' è spompato. Dobbiamo giocare con 11 persone che corrono, loro hanno 11 in campo che corrono, tu devi avere in campo altrettante persone che corrono e coprono il campo, perché giocare con questi ritmi compassati, ragazzi, io mi hanno chiamato dei miei colleghi, ho detto ragazzi io ho cambiato canale, come fate a vedere queste partite? Io le guardo perché è la mia squadra del cuore, ma obiettivamente sarebbe da cambiare canale dopo poco tempo, perché questo è anticalcio. Noi dobbiamo riportare generazioni di tifosi allo stadio, è vero, mi dirai è il playoff, è la gara decisiva, però non si può giocare 90 minuti allo stesso identico modo. Scusate, io ce l'ho qui perché abbiamo visto la gara insieme ad altri amici qui in Romagna, ci avevamo preparato per per festeggiarla, ma andiamo a dormire con una tristezza nel cuore. Ora speriamo che al ritorno ci sia un'altra partita, perché dire che non dobbiamo fare due pareggi non va bene, fare questi proclami. Dobbiamo veramente giocare per vincere, perché se giochiamo così e passiamo il turno col Parma o col Cagliari sarà veramente ancora più dura. Comunque speriamo bene, forse alla fine questa sconfitta è quasi meglio, così giochiamo veramente per vincere, dobbiamo andare a giocare per vincere, quindi non possiamo giocare di torno a questa stessa identica maniera. Scusate, ma ci hanno veramente rovinato la serata qui a tante persone. Pasquale, intanto... E penso a quelli che dovranno fare il viaggio di ritorno da Bolzano, ragazzi. Pensate come si torna a casa, allora, con una sconfitta così. Pensate a sicuramente, Pasquale, noi ti ringraziamo per il tuo sfogo, la tua analisi, per larghi tratti condivisibile. E tra l'altro io ne approfitto anche per mandare un abbraccio a te e a tutto il popolo romagnolo, insomma, per giornate molto difficili che continuo a vivere dopo, lo sapete, no? Quel disastro dell'alluvione, con gli effetti che sono ancora visibili in quelle zone. 22:40 375 545 2222, ragazzi, chiedo a tutti coloro che interverranno adesso al telefono di essere rapidi, perché abbiamo tanti collegamenti e ospiti. Vedo già intanto l'ex biancorosso terzino Alessandro Del Grosso, che ringraziamo per essere con noi. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Alessandro, avrai un arduo compito questa sera, perché è chiaro che è scattato un po' una sorta di funerale qui a Bari. C'erano delle aspettative, però mi permetto di condividere l'analisi di Pasquale, il nostro ascoltatore, quando ha parlato di atteggiamento che non ha convinto. Io da questo punto di vista... Forse una parte. Ci dirai la tua, Alessandro, perché è chiaro, insomma, si sapeva che sarebbe stata una partita difficile. Adesso, al di là dei tatticismi, ragazzi, qui servirà
andare in campo in una maniera diversa al San Nicola, innanzitutto proprio con l'atteggiamento tattico, perché il Bari è sotto, quindi il Bari deve recuperare, quindi anche quel vantaggio di cui godrebbe se ne va a farsi benedire se non c'è parità di gol. E dispiace perché è chiaro che con una prestazione, ma prima ancora un risultato positivo questa sera, sarebbe stata ancora più bella questa marcia di avvicinamento alla semifinale. Invece adesso la vivremo un po' tutti con un po' d'angoscia, perché sappiamo che il Bari deve recuperare. Ma nulla è perduto, l'1-0 è sempre un risultato molto molto fastidioso. Abbiamo credo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, pronto, ciao Paolo, Cristian da Santo Spirito. Sì, buonasera. Prego. Approfitto per salutare i tuoi ospiti, sì, in studio. Guarda, io appoggio pienamente il pensiero che ha detto il radioascoltatore in diretta, sì, il signor Pasquale. Io ho visto comunque un atteggiamento diverso, io mi aspettavo comunque un risultato davvero positivo, perché comunque il primo tempo siamo riusciti comunque ad attaccare, poi vabbè, è successo che poi a poco si è spento. Credimi, anch'io sono veramente con un'amarezza in bocca, credetemi, cioè andrò a dormire veramente davvero davvero male, credimi. È così Cristian, però lo ribadisco, grazie per il tuo intervento. Ragazzi, cerchiamo di non trasformare adesso questa situazione in un funerale, perché ci sta, non dovrebbe esserci, non sarebbe dovuto succedere, purtroppo è arrivata una sconfitta, ma nulla è perduto, quindi noi siamo sempre, come dire, molto attenti nelle analisi, lo saremo anche questa sera. Il consiglio che io mi sento di dare a voi, che avete evidentemente la facoltà del tifo e della passione, cercate di essere equilibrati, perché un clima da funerale non aiuta nessuno, non aiuta nessuno, ok? Detto questo, ora capiremo perché è maturata questa sconfitta. Gabriele Ragnini, so che nessuno vuol parlare lì allo Steam. Nessuno vuole parlare, in realtà abbiamo trovato un tifoso, ci siamo spostati all'esterno, c'è cioè qui con noi un tifoso che insomma vuole intervenire, vuole commentare al proprio modo. Prego, velocemente, questo risultato. Vai Gabriele, sì. Sì, anche se vuoi... Salve, buonasera. Sì, il tuo nome innanzitutto. Salve, sì, senti, prego. Mi sentite? Sì, prego, prego. Salve, no, non è piaciuto l'atteggiamento denunciatario. Poi anche l'allenatore, è sembrato che volesse chiudere la partita sullo 0-0. Invece questo Bari merita di più, merita un gioco più propositivo, un gioco in avanti, con la voglia di prenderla questa Serie A, perché noi tifosi la vogliamo a tutti i costi. È peccato per questo che non ci sia questa voglia, anche da parte dei giocatori, non ho visto la voglia giusta in campo, la voglia di cercare di trovare lo spiraglio, anche la verticalizzazione, non c'è stato nulla. Non c'è stato questo atteggiamento a ritorno, questo atteggiamento che stai chiedendo? È quello che si spera, anche perché poi il tifo del Bari è quello che è, in casa siamo una grande città, un grande tifo, quindi perlomeno cerchiamo di incitare i ragazzi, speriamo bene, dai. Grazie, grazie ragazzi. Salve. Chiedo a Salve. Tutti massima rapidità, soprattutto nei collegamenti con Gabriele e Marco Iusco. Gabriele, rimani in linea, puoi gestire direttamente tu le interviste, altrimenti diventa tutto più complicato e farraginoso, certo. Proprio nei passaggi, Gabriele. Alessandro Del Grosso, c'è Gianluca Guerra. Le cause, secondo te, un attimo di pazienza all'ascoltatore, le cause, Alessandro, di questa sconfitta, perché ovviamente c'è grande amarezza e da quello che leggiamo e ascoltiamo, ciò che dispiace oltre al risultato, purtroppo penalizzante, non è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Allora, l'atteggiamento diciamo che viene cercando di entrare in campo e chi c'hai davanti. Io devo dire un'altra cosa invece, secondo me è stato molto 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 bravo l'allenatore dall'altra parte, perché ha chiuso veramente tutti i varchi. Se andiamo a contare le azioni, le azioni da gol da ambedue le squadre, ce ne sono state pochissime. Forse è una delle poche volte che ho visto un Bari arrivare poco veramente nella porta avversaria, diciamo, e anche male. Questo devo dire che è una bravura dell'allenatore avversario, chiudere gli spazi. Sapeva che il Bari poi veniva da qualche settimana tra virgolette ferma, no? Mentre loro poi hanno cercato di alzare sempre i ritmi
e diciamo anche loro non sono arrivati bene in porta, tant'è vero che sul gol purtroppo c'è stato un errore, mi sembra, di Marzocca, proprio che non è proprio saltato, si è fatto, possiamo dirlo, Alessandro, c'è una sorta di concorso di colpa, perché se si può definire concorso di colpa Dorval che si lascia sopraffare da quel gioco di Casiraghi, con troppa facilità si libera poi per andare al cross, e sul secondo palo Mazzotta purtroppo non riesce ad anticipare. Ma lo sai Rover, perché come non riesce aveva ad fatto anticipare? Anche Odogu, sì. Esatto, sai perché non riesce ad anticipare? Se ci fate caso, io me la sono rivista 2-3 volte, perché comunque voglio capire anche i nostri diciamo gli errori di chi gioca, ecco, di chi ha la fortuna di giocare. Perché lui guarda solo ed esclusivamente la palla, non si gira mai un attimo proprio per cercare di vedere dove sta l'avversario, lui guarda la palla, e tant'è vero che quando arriva la palla lui ancora cerca di alzarsi, mentre l'altro arriva da dietro, diciamo, gli va sopra praticamente, neanche fallo, e schiaccia di testa. E questo è l'errore, se si può dire, madornale, no? Che poi è vero, si prende gol, però ecco, lui non ha proprio guardato, una delle poche volte che ho visto lui non guardare chi veniva da dietro e se c'era un avversario là davanti, là vicino a lui, e questa è la differenza. Questa è l'analisi di Alessandro Del Grosso, che insomma adesso per me vale tantissimo, oltre perché è una personalità che sa, conosce perfettamente la materia, ma anche il ruolo in questo caso, quindi credo che una disamina di questo tipo, da chi ha interpretato il ruolo di laterale, evidentemente ha sicuramente gran fondamento. Detto questo, cercheremo di capire adesso, magari lo riferisco come info di servizio a Marco Iusco. Marco, Mignani verrà interrogato sulle scelte, perché qui c'è da capire il perché di Mazzotta e non Ricci, il perché evidentemente del mancato ingresso di Foloruncio. La mia preoccupazione è esclusivamente sull'aspetto proprio della condizione fisica, soprattutto per quanto riguarda Foloruncio. Qualcuno dice: se in panchina è perché è utilizzabile. No, ragazzi, questa è una semifinale playoff, quindi è chiaro che in panchina ci va, poi è tutto un altro discorso se deve andare in campo. Ora, ma aspettiamo le dichiarazioni di Mignani, sentiamo un ascoltatore, poi andiamo da Luca Guerra. Pronto? Ciao Paolo, buonasera, sono Vito. Vito, sì, prego, Vito. Calabrese. Ciao, sarò velocissimo, giuro. Allora, ti faccio una domanda, per piacere dammi una risposta. La formazione titolare iniziale del Bari, me la ricordi un attimo, per piacere? Ha un senso la domanda? Me la ricordi, per cortesia, Paolo? Vabbè, Vito, scusami, fai la domanda. Allora, che giochiamo a fare? Abbiamo attaccato tante volte Mignani di non giocare propositivo all'attacco, soprattutto in casa. Adesso tu ti vai a giocare una semifinale playoff fuori casa con una squadra che hai già incontrato, sapendo i limiti della squadra, tu me la vai a giocare con tre punte, quindi palesemente all'attacco, per intimorire l'avversario, e non hai un gioco d'attacco. Mi tieni in panchina un Foloruncio, a me non interessa se sta bene o non sta bene. Scusami Vito, che discorso è? Non mi interessa se sta bene o non sta bene, dai ragazzi, siamo seri. Ma se che tu vuol giochi dire? All'attacco, Paolo, perdonami, se sì, giochi Vito, però c'è anche un avversario, una squadra, capito, che ha dimostrato allora in questo campionato che impedisce agli avversari di giocare. Andare allora a giocarti con tre punte, Paolo, perdonami, gioca con il modulo che nella maggior parte delle volte hai giocato, rinuncia a una punta. Ma non è, Vito, però non è la prima volta che il Bari ha giocato con questo tipo di schieramento, no, con tre offensivo punte, Paolo. Quante volte abbiamo giocato dall'inizio con tre punte di ruolo vero, e le abbiamo ma il Bari, tante Vito, volte gioca sempre con tre punte, Vito, il Bari ha sempre giocato con tre punte, magari non c'era Esposito, c'era Botta, con giocatori diversi, c'era Foloruncio, cioè comunque da considerare una Allora ragazzi, io provo a mettere ordine, mi rendo conto che siamo tutti arrabbiati, ragazzi, anch'io posso dirlo, sono le 22:50, scusami Vito, lo dico a scanso di equivoci, anche io sono incazzato nero, va bene, perché lo siamo tutti, è evidente, no? Noi abbiamo messo in piedi una macchina straordinaria come sempre per permettervi di vivere al meglio un avvenimento come questo, quindi siamo tutti arrabbiati, siamo tutti delusi, però non deve mancare la lucidità. Rivediamo, regia, la formazione iniziale, perché qui non c'è nulla di strano, non c'è nulla di trascendentale. Questo Bari è un Bari che praticamente si è affidato all'assetto che ha utilizzato in tutto il campionato. Chi manca in questa squadra è Foloruncio, per i motivi di qui sopra. Chi manca è Puccino, abbiamo sempre detto,
della pesantezza, insomma, dell'enorme gap con l'assenza di Pucino, ma Dorval secondo me ha fatto una buona partita, purtroppo ha commesso, insomma, non è un errore, ma insomma sono ci sta. Sono d'accordo su Dorval. Ok, benissimo. Quindi per il resto ragazzi, la squadra è quella. Quindi Vito, ti devo salutare perché altrimenti andiamo troppo lunghi. Continua a seguirci. Andiamo da Luca Guerra. Luca, ovviamente qui monta la rabbia degli ascoltatori, dei tifosi. È evidente questo risultato, scontenta, ma scontenta soprattutto l'atteggiamento. Allora ti chiedo, è un risultato figlio di una miglior lettura di Bisoli e del Sud Tirol, di un atteggiamento che non ha convinto del Bari, di una scarsa efficacia? Da segnalare che il Bari nel secondo tempo di fatto non ha avuto una occasione da rete. Ah, Paolo, guarda, ci si soffermava nel collegamento precedente sulla squadra di partenza del Bari. Io personalmente credo che deficitari siano stati i cambi, perché il Bari non ha perso la partita nel primo tempo. Il primo tempo si è giocato alla pari, ha creato poco, non ha subito nulla. Caprile finisce una serata senza parate, perché nelle due volte in cui il Sutiro l'ha calciato realmente verso la porta, in una Mazzocchi ha sbagliato un gol tutto sommato semplice, nell'altra Rover ha fatto gol. A me la cosa che inquieta è l'impalpabilità di qualcuno che entra e soprattutto il messaggio che Mignani ha dato con i cambi dalla panchina. Il Bari si è abbassato lentamente, lo raccontavamo anche noi in presa diretta, e ha permesso al Sutiro di guadagnare fiducia. Guarda un po' i cambi di Bisoli, Rover, Casiraghi, l'arrivei, sono messaggi che tu dai alla tua squadra. Quando invece il Bari fa entrare gente che non riparte, perché Botta non riparte, Schindler non riparte, Molina e Benali sono due giocatori più geometrici, geometrico Benali e di fatica l'altro, ma il Bari non ha mai fatto cambi che guardassero verso la porta di Poluzzi, ha provato a gestire il risultato e nel 90% dei casi quando provi a gestire perdi. C'è una legge talmente semplice che mi stupisco ancora che qualcuno che sta nel calcio da 30 anni se ne dimentichi a volte, oppure creda di poterla portare a casa. Il Bari. E allora Luca, la tua disamina credo che coincida perfettamente con quello che abbiamo visto. Ora è chiaro che noi non abbiamo la possibilità di interrogare l'allenatore, perché la domanda è: perché questi cambi e non altri? Cioè, ritieni che siano stati cambi conservativi in virtù appunto di portare a casa il pareggio, o evidentemente c'è dell'altro nel mandare in campo qualcuno e non qualcun altro? No, sono stati cambi tesi a tenere il possesso del pallone, perché Schindler aggiunge centimetri in teoria, però anche oggi Schindler, ragazzi, in 17 minuti non ha toccato un pallone. Qua bisogna capire chi fa parte di questo gruppo e chi non ne fa parte. E aggiungo, contro il Südtirol al ritorno, e sposo la tesi di un ascoltatore, credo non del precedente ma di quello prima ancora, serve gente che sia sul pezzo fisicamente, perché questa è una squadra di trattori dal punto di vista fisico. Sì. Dal vivo, Paolo, sono impressionanti, sono tutti strutturati fisicamente. Sì, oggi. La squadra che sembrava aver giocato venerdì non era il Südtirol, almeno nel secondo tempo. Assolutamente d'accordo con Luca Guerra. Nel frattempo c'è Marco Iusco con un ospite, quindi andiamo ancora al Mida Bistro. Marco, a voi. Non ti sentiamo qua. Marco, sì. Prego. Eccoci qua con Sergio Fanelli, tifoso biancorosso. Quest'anno si è fatto tantissime trasferte, però quest'oggi era qui al Mida Bistro. Marco, fagli Sergio, tu un paio di domande, Marco. Sì, ti faccio io, Sergio, un paio di domande velocissime. Vogliamo lanciare un segnale positivo in una prestazione che non è stata all'altezza, perché c'è molta, ovviamente la gente è demotivata, c'è un clima quasi da funerale, però bisogna andare oltre. Tu che sei un tifoso, sei stato un ultra, se lo sei tuttora, che messaggio lanci? Innanzitutto va un abbraccio ai nostri seguaci che sono lì a Bolzano. Io purtroppo per problemi di lavoro mi sono potuto spostare oggi a malincuore, sono lo spettacolo più bello di questa partita, e voglio dire che è semplicemente il primo tempo di una partita, quindi accettiamo quello che è successo, cioè abbiamo il secondo tempo da giocare, sappiamo che abbiamo uno stadio pieno, non è il momento delle critiche, è il momento di calma e gesso. Giriamo pagina, cioè abbiamo il secondo tempo di questa partita da giocare, conoscevamo il Sud Tirol perché l'abbiamo già visto, sappiamo bene, è una squadra scorbutica che può colpire così come è stata stasera in contropiede, ma abbiamo tutta una partita da giocare, uno stadio pieno. Ricordiamoci che è un campionato dove, voglio dire, sappiamo bene che la rosa voglio dire, è formata da diversi giocatori che venivano dalla Serie C, abbiamo fatto un ottimo campionato,
come in tutte le cose ci poteva essere più e meno, ma oggi concentriamoci soltanto sul secondo tempo. Tutto quello che abbiamo da dire lo dobbiamo dire all'ultimo, dopo l'ultimo secondo dell'ultima partita, che mi auguro sarà sicuramente non questa, ma l'altra. Me lo auguro con tutto il cuore. Grazie. Soprattutto per chi la squadra, grazie, come sempre, l'ha seguita. Grazie Sergio, io vi risaluto almeno con questo bel messaggio di speranza dopo una prestazione negativa. Saluta Paolo e un abbraccio a chi ci segue anche lì da Bolzano, a Guerra. Benissimo, grazie, grazie Sergio, ovviamente un abbraccio anche a te. Grazie Marco, se dovessi avere altri ospiti magari richiedici la linea. Dovrebbe esserci un ascoltatore, regia? C'è un ascoltatore? No, non c'è un ascoltatore. E allora io torno da Alessandro Del Grosso. Alessandro, perché personalmente, anche a chi me lo ha chiesto, insomma, microfoni spenti, ma io penso di averlo anche espresso durante le nostre analisi del prepartita, ho sempre avuto un dubbio, non tanto sulla qualità di questa squadra e sul percorso che ha fatto, sicuramente positivo e molto al di sopra delle aspettative in campionato. E ho rivolto una domanda proprio in questo senso a Mignani nel prepartita di due giorni fa. Cioè, quando il Bari ha fallito, è uscito male dal campo, è perché evidentemente aveva peccato sul piano dell'atteggiamento e della personalità, ma anche del coraggio. Tra l'altro Mignani in più di un'occasione aveva anche fatto mea culpa dicendo che, ricordo per esempio dopo la partita pareggiata con il Frosinone, che al Bari era mancato un po' di coraggio. Ad un'altra domanda di un collega ha risposto dicendo che cosa migliorerebbe di lei, e lui rispose dicendo ma probabilmente delle volte dovrei essere un po' più coraggioso. Cosa voglio dire? È mancato del coraggio questa sera all'allenatore nelle scelte, ma anche nella squadra in campo, perché oggettivamente è vero che il Bari aveva un vantaggio e ce l'ha tuttora, no? Del terzo posto, quindi della parità di gol che premierebbe il Bari eventualmente. Però probabilmente interpretare una partita così importante, diceva il tifoso prima, questa città vuole andare in Serie A, in questo modo è sinonimo di una squadra che vuol davvero con tutta la sua forza ottenere questo obiettivo, cioè è la tattica che prevale anche sull'agonismo. Io lo chiedo a te perché tu sei un uomo di campo, quindi è chiaro che insomma poi alla fine magari il Bari passa il turno con delle altre armi che noi adesso stiamo contestando, però in questo momento le contestazioni vanno in quella direzione. No, si è visto anche dai cambi effettivamente che diceva prima Guerra, che sono stati di mantenere il possesso palla, visto che la partita ha cercato di farla scendere, no? Mentre loro, il mister dall'altra parte, ha capito che lui voleva fare questo tipo di gioco, rallentare il gioco, e sapeva che se li poteva prendere benissimo in contropiede, in fisicità. È stata questa, insomma, l'arma non vincente del Bari di oggi. Però, insomma, fino adesso ha sbagliato poco, e bisogna fare, diciamo, bisogna unirsi per cercare di aiutare proprio in questo momento il Bari, che non ha fatto risultato purtroppo questa sera, ma ha tutte le possibilità di rifarsi. Sicuramente questo 1-0 è sempre sul lago della bilancia, no? Può pendere da una parte, però può pendere anche dall'altra. Diciamo che è un risultato aperto, ci sono delle squadre che giocano su questi risultati, no? Anche in Coppa, nella Conference, per esempio la Roma è uscita parecchie volte vincente, perdendo 1-0, giocando poco fuori casa, poi dopo in casa è tutta un'altra cosa. Sicuramente in casa ci sarà l'apporto del tifo, cosa che anche oggi non è mai mancata. Chissà Alessandro che questi playoff non ci regalino un'inversione di tendenza, cioè un Bari che capovolge... Infatti, il rendimento infatti in campionato, adesso, dove ha brillato fuori casa e ha fatto male in casa. Chissà che io voglio essere positivo. No, lo sai cosa potrebbe succedere? Cosa potrebbe succedere? Il contrario del Sud Tirol, cioè che adesso il Sud Tirol è vero che c'ha il vantaggio che ha vinto 1-0, e il Sud Tirol farà di tutto, cercherà di tutto, che è anche strutturato, come diceva sempre prima, con la sua fisicità, a cercare di rompere e di non far ripartire il gioco del Bari.
lo dico adesso e sarà sicuramente così, che cercherà di far addormentare la partita, cercherà di far innervosire il Bari, perché il Bari a sto punto ha solamente una cosa, cercare di andare all'attacco, cercare di spingere subito sull'acceleratore. Non si può permettere di rimanere lì, di guardare, di vedere, come ha fatto anche in qualche partita, e che io ho seguito tantissimo il Bari, anzi tutte le partite, però devo dire che questa volta ho visto dei cambi proprio per cercare di andare a far rallentare la partita, farla addormentare tenendo più palla. Però ecco, poi quando fai una scelta devi sapere pure che se prendi gol, a parte l'hai preso a tempo scaduto, ma se prendi gol poi è difficile ripartire, è difficile. Ecco perché i tifosi hanno notato questa, diciamo, non fluidità purtroppo Alessandro nel secondo tempo non si è creato praticamente nulla, quindi questo è un inedito che in una partita così importante onestamente stona proprio con il contesto. Ti chiedo, Alessandro, se hai ancora un paio di minuti, ma se devi andare non c'è nessun tipo di problema. No, benissimo. Io ho solamente qui con me la mia gattina che mi porto sempre, mi sta facendo un casino, sta cercando di giocare. Fantastica, mi fai un regalo perché insomma ne ho anch'io una molto piccola. E allora vedo Marco Iuso con un ospite, però devo andare da Gabriele Ragnini che vedo troppo solo, quindi dobbiamo coinvolgerlo nel nostro dibattito. Gabriele, tu oltre che essere inviato sei anche un collega e quindi dobbiamo evidentemente proprio coinvolgerti nell'aspetto tecnico di quello che abbiamo visto, perché vorrei sentire la tua proprio su questo atteggiamento quasi rinunciatario, che poi è quello che stanno contestando moltissimo i tifosi questa sera. Io ho chiesto proprio a Mignani 2 giorni fa quale volto si sarebbe aspettato dal suo Bari, quello sbarazzino della prima fase, quello cinico, quello spietato, quello della solidità e quindi approfittando dell'occasione, e lui ha parlato insomma di un Bari maturo, di un Bari che doveva essere in grado di saper leggere le situazioni. Purtroppo è andata male e quindi ti chiedo intanto, secondo te la causa di questa sconfitta è cosa bisogna fare per invertire il risultato, perché qui stiamo parlando poi di un primo tempo di fatto appannaggio del Sud Tirol, ma per vincere il secondo serve tutto un altro Bari. Assolutamente Paolo, in realtà per quanto riguarda la disamina della partita io sono abbastanza d'accordo con quella tua, in particolare quella di Luca, però anch'io mi impegno a lanciare un messaggio positivo, perché insomma in realtà questo Bari non è stato abituato nel corso di questo biennio con Mignani a giocare partite andate e ritorno. L'anno scorso c'è stata la promozione diretta, quindi insomma anche gestire queste partite andate e ritorno in cui hai 2 risultati su 3 a disposizione, secondo me scombina un po' le carte rispetto a quello che è stato invece l'atteggiamento, e in particolare l'atteggiamento tattico di Mignani durante il campionato. Credo che oggi insomma Mignani volesse un po' sondare il terreno al Druso per capire che tipo di gioco potesse proporre la squadra di Bisoli. In realtà Bisoli ha proposto praticamente lo stesso tipo di gioco che abbiamo visto con la Regina, arrivando ad avere lo stesso risultato di fatto, perché insomma hanno segnato negli ultimi minuti. Però adesso insomma non ci sono più scuse, non ci sono più stravolgimenti da fare. Il Bari, come è successo spesso in questo campionato, deve puntare a vincere, e questa volta deve farlo in casa, deve farlo sostenuto dal suo pubblico, e chissà che, come dicevi tu stesso, magari non si inverta la tendenza del campionato del poter insomma proporre il proprio gioco e lanciarsi, avere uno slancio grazie alla carica dei suoi tifosi, almeno me lo auguro. E quello è quello che ci aspettiamo e ci auguriamo tutti. Gabriele, io ti ringrazio ovviamente per essere stato con noi, per il tuo lavoro, e speriamo che possa evidentemente ripetersi l'avvenimento, quindi ci lasciamo così per questa sera. Ti ringrazio Paolo, grazie a te e grazie a tutti gli amici di Radio Selene. Grazie Gabriele Ragnini, la casa di C.com 23:05, c'è sempre Luca Guerra con Alessandro Del Grosso, Marco Iuso con un ospite. Duccio, hai ascoltato tanti commenti, è chiaro che monta la delusione, però ti aspettavi un Bari diverso? C'è sempre il tifoso in linea? In video, ragazzi, un attimo, andiamo con ordine, Duccio. Mi aspettavo un Bari diverso, mi aspettavo questo tipo di Bari, ripeto, una squadra che non aveva necessità di fare la partita, non mi aspettavo questo tipo di risultato, ci eravamo andati vicino
vicini al pareggio. Poi ripeto, quando la squadra perde è chiaro che tutto quello che ha fatto l'allenatore è sbagliato. Se non fosse arrivato quel gol negli ultimi minuti, staremmo parlando di scelte diverse da parte del tecnico e di un atteggiamento comunque. Beh, possiamo dire che comunque la prestazione non sarebbe stata comunque poco convincente. Poco convincente sul piano, proprio... sul piano propositivo, su questo non c'è dubbio. Sono stato d'accordo anch'io in tempo reale nel condannare una sostituzione in particolare alla luce di quello che è stato il rendimento del calciatore in tutta la stagione. Mi ha deluso Botta, con tutta onestà, quindi sono d'accordo con Luca Guerra quando dice la formazione iniziale era tutto sommato giusta. L'atteggiamento possiamo discutere, ma io lo condivido quello che è stato. È chiaro che nel secondo tempo il Bari è venuto meno, così come sono venute meno le sostituzioni. Sono stati, secondo me, sbagliati alcuni cambi. Roberta. Prestazione opaca, dici. Chi ti ha deluso di più? Botta. Mi aspettavo un Botta più incisivo, invece niente. Però dobbiamo dire che, qui coinvolgo Luca Guerra e poi andiamo da un gruppo di tifosi che ci ha chiesto di intervenire, quindi sono curioso anche di capire che succede. Luca, Botta ha confermato quello che è stato in campionato, cioè questo non è il campionato di Botta, non è il Botta dell'anno scorso, è un Botta che è stato molto molto discontinuo e non ha mai inciso veramente, a parte in quella partita con il Modena. Paolo, è un Botta che ha fatto troppo poco quest'anno per meritarsi il rinnovo del contratto. Parliamo di un giocatore in scadenza. Io da un giocatore in scadenza mi aspetto ben altro. Non è che la sconfitta sia colpa di Botta o colpa di un altro singolo. Il peggiore è stato Mazzotta, dovendo valutare la prestazione. Il migliore per me è stato Di Cesare, valutando le prestazioni. Abbiamo postato le pagelle, vedo che oggi stanno dividendo più del solito, però lo capisco, lo accettiamo, anzi sono fatte per quello, perché sono una visione soggettiva della partita. Però chi entra non può entrare con quello spirito, con lo spirito di Botta che è durato 7-8 minuti, con lo spirito di Schidler che non ha preso un pallone. Molina e Benali non sono contestabili, sono stati manovali all'interno di un Bari che aveva smesso però praticamente di giocare guardando in avanti. Quindi è stato sbagliato il messaggio della panchina, ma sono stati sbagliati gli uomini scelti, sia per il tipo di impostazione, perché ripeto, erano tutti calciatori tesi a tenere il pallone, sia per il tipo di scelte fatte, perché ci hanno aggiunto davvero molto molto poco. E non dimentichiamo che l'uomo che ha deciso la partita di ritorno è rimasto in panchina, Gregorio Moracchioli, e anche questo è un tema, perché poi è l'unico probabilmente di quelli in panchina che veramente ha la capacità di saltare l'uomo e dare una mano in fase offensiva. Lo sto capendo poco, Paolo, se posso, la gestione di Moracchioli la sto capendo poco, e faccio un appello. Fate chiarezza sulle condizioni di Folorunscio, perché Folorunscio o è in grado di giocare o non è in grado di giocare. È inutile portarlo in panchina e farlo scaldare per poi non vederlo entrare in campo. Quindi la società sia chiara sulle condizioni del giocatore. E va detto che insomma le risposte sono sempre le stesse, che si convive con questo problema. Comunque mi auguro che ci sia una risposta all'appello di Luca. Andiamo a Catanzaro, ho capito bene? Ragazzi? Esatto, ciao a tutti, aspetta che provo a girare, no, è meglio così. Meglio di ciao no. Paolo, noi siamo un gruppo di baresi qui, residenti a Catanzaro e provincia. Sì. Questa sera ci siamo riuniti qui a casa mia per, naturalmente vi faccio vedere, per onorare la magica Bari. Sì, che meraviglia ragazzi. Naturalmente a base di focaccia. Che invidia! E non può mancare la birra. Naturalmente qui c'è il vostro grande Leandro tifoso che vi segue sempre. Ciao Leandro! Ciao Paolo! E Paolo, poi abbiamo tutti i ragazzi nati e cresciuti qui a Catanzaro, ma tifosi del Bari. Perché Bari, naturalmente... Del cuore, Paolo. Vedi? Guarda. Bari. Guarda. Che bello ragazzi! Che meraviglia. Le mogli che sono di qua di Catanzaro tifano Bari. Comunque questa sera abbiamo visto, Paolo scusa che parlo sì. Nel frattempo. No, ma vai pure. Abbiamo visto la partita, siamo riuniti qua con Max, se fosse la finale mondiale naturalmente, qui al maxi schermo a casa mia, una televisione normale. Va benissimo. No, siamo visti la partita naturalmente pensando di vedere una goleada o comunque un partitone da parte del Bari. Ma Leandro, come tu ben conosci, sì, naturalmente ha iniziato ad alzare le critiche. Ecco, tu sai benissimo, lo vogliamo sentire cosa... Sentiamolo ragazzi, dai.
Paolo, sono molto amareggiato, Paolo. Veramente molto amareggiato. Lo siamo tutti, Leandro. Un atteggiamento indescrivibile. Non esiste più il duello uno contro uno e creare la superiorità numerica, soprattutto sulle fasce. Cioè, noi abbiamo giocato centrale con Esposito trequartista che... non ho parole, guarda, sono veramente amareggiato che ho chiesto a Filiberto di non passarmi, di non farmi fare alcun commento. Paolo, adesso abbiamo sentito il punto di vista di Leandro, ti faccio sentire il punto di vista del signor Nicola. Nicola Filiberto, dice, ma non è che per caso avevi chiesto al nostro direttore di fare l'inviato stasera, perché stai andando meglio di Gabriele Ragnini e Marco Iusco, lo dico simpaticamente per i nostri vabbè, voi, io sono a disposizione, quando vuoi non è un problema, noi ci riuniamo. Allora, Filiberto, facciamo così, siccome abbiamo degli ospiti che ci devono lasciare, rimani collegato perché è molto bello questo collegamento. Restate qualche altro minuto con noi perché abbiamo Alessandro Del Grosso. Aspetta, no, qualcuno domani deve andare a lavorare, qualcuno deve andare a scuola. E quindi, però aspettiamo, se si tratta di pochi minuti restiamo lì. Qualche minuto, vedo Alessandro Del Grosso che sorride. Andiamo però per ordine appunto di intervento da Marco Iusco, che poi ci deve salutare. Marco, davvero un minuto con il tuo ospite. Sì, un minuto per salutarvi, ringraziarvi e salutarvi dal Mida Bistrò. Siamo con Aldo Ruttigliano. Aldo, a prescindere dalla partita, che cosa ti resta di questa serata e da dove bisogna ripartire? Buonasera a tutti. Niente, siamo abbastanza amareggiati per questa sconfitta che non si prevedeva, però voglio dire che secondo me, diciamo, la responsabilità e l'atteggiamento della squadra un po' rinunciatario, alcune scelte sbagliate sulla formazione senza scendere nei particolari e anche sui cambi, diciamo, fatti. C'è qualche giocatore che veramente ha deluso, che non meritava di giocare e che ha compromesso veramente la partita, compreso l'arbitro abbastanza casalingo e che non ha dato un rigore solare per il Bari. Aldo, una battuta: venerdì sera si prevede stadio pieno, chi potrebbe essere l'uomo della partita e soprattutto qual è la speranza? Ma io, diciamo, sono ancora ottimista di poter ribaltare questa partita, questo pronostico. Venerdì non faccio il nome di un giocatore, ma penso che la squadra dovrà giocare in un altro modo, essere più aggressiva, pregiudicata, perché alla fine siamo più forti del Sud Tirolo. Perfetto, grazie ragazzi, grazie Marco. Grazie a voi, un saluto. Grazie, grazie Marco per il tuo preziosissimo lavoro. Io vado soltanto a salutare Luca Guerra perché è stata una serata lunghissima e molto impegnativa per lui. Con lui ci risentiamo e rivediamo domani per il nostro caffè playoff. Luca, davvero 10 secondi. Ma no, 10 secondi per dire che dopo questa sera il Bari sa esattamente cosa non deve fare nella partita di ritorno: non giocare come nel secondo tempo. Quindi almeno quando sai cosa non devi fare hai più chiaro quello che dovresti poi iniziare a fare o riprendere a fare, perché questa squadra, non sono d'accordo, ha giocato a calcio per tanto tempo in questa stagione. Sì. Non sono d'accordo con chi dice che il Bari non ha mai giocato a calcio. Vuol dire aver visto un altro campionato o non aver visto le partite. Concordo, Luca, grazie. Appuntamento con te domani mattina dalle 11 con Caffè Playoff. E a voi. Dobbiamo salutare, prima di andare a Catanzaro, Alessandro Del Grosso, al quale chiedo soltanto questo. Alessandro, ecco, come si riparte? Perché adesso ci sarà ancora inevitabilmente più pressione rispetto a quella che già c'era verso il Bari. Stadio pieno, il Bari purtroppo quest'anno con lo stadio pieno non ne ha combinata una dal punto di vista dei risultati, non tanto delle prestazioni ma soprattutto dei risultati. Quindi ti chiedo come andare in campo venerdì sera. Allora, innanzitutto i nostri tifosi devono iniziare già da stasera a cercare di essere positivi, perché avere un tifoso positivo, faccio un esempio su uno, no? Avere un tifoso positivo vicino per un giocatore è importante, perché sa che comunque può fare meglio, può dare di più, e con un tifoso che lo aiuta, ne dico uno per dirne 50.000 minimo, dà sempre quel qualcosa in più. E già con il tifo che in settimana gli aiuterà, in settimana, pochi giorni, diciamo, che si dovranno andare al campo a cercare di aiutarli sotto tutti gli aspetti. Poi i giocatori, secondo me, insieme alla società,
faranno il loro lavoro in campo. Io sono molto tranquillo e positivo perché ho visto la partita e è vero, forse è stata una delle diciamo partite peggiori che non doveva venire proprio in questo momento, però ha tutta la possibilità a 90, a 90 minimo 95 minuti, perché ormai le partite non si sa più quanto durano, 95 minuti per ribaltare un risultato, per centrare questa finale e questa benedizione di questa Serie A. Grazie Alessandro per la tua analisi e per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi e un abbraccio a tutti. Grazie ad Alessandro Del Grosso. Andiamo a Catanzaro perché hanno pazientemente aspettato i nostri amici tifosi. Ciao Paolo, allora prima di passare la parola al signor Nicola, io sì, volevo fare i complimenti alla squadra del Bari che comunque è scesa in campo, ha cercato, comunque ognuno ha cercato, ma chi ha vinto veramente la partita sono stati i tifosi nel settore ospiti, i nostri assolutamente tifosi, sì, assolutamente. E quindi da, come dire, da un capo all'altro d'Italia, loro a Bolzano, noi a Catanzaro che siamo messi qua fuori al balcone tra il primo e il secondo tempo con i fumogeni e un drone che poi manderò le immagini, abbiamo fantastico la curva del Bari. Però adesso ti passo la parola a Nicola che sì, vorrebbe parlare della partita. Della sì, partita. Telegrafico Nicola, mi raccomando. C'è una grossa delusione perché il Bari ha reso di più fuori casa e quindi c'è un pessimismo in me. Poi non so gli altri colleghi miei qua. Adesso dopo Nicola ti passo la parola a Gigi che è un neo allenatore appena formato qui alla FIGC di Catanzaro che vorrebbe... Da mister Catalano, da mister Lorenzo Catalano. Buonasera a tutti. Gigi Brunetti, per sì, chi non lo conosce. Prego. Il Bari abbiamo un blasone che dobbiamo difendere, purtroppo è come la finale del Manchester con l'Inter, il Manchester parte come favorita quindi ha una grande pressione, noi abbiamo una grande pressione quindi psicologicamente soffriamo. Devo dire che tutto sommato la partita l'abbiamo giocata e i tempi li abbiamo dettati noi, loro all'infuori di quell'occasione che hanno sbagliato non hanno creato così tanto da metterci in pericolo. Secondo me, sai cosa patiamo, Luca? Paolo, perdonami, non sfruttiamo più l'uno contro uno, ma non solo noi Bari, a livello calcistico italiano. Non purtroppo questa è una costante, ma abbiamo visto come le scelte poi evidentemente oggi andavano in un'altra direzione. Soltanto una battuta, ma veramente in 10 secondi, quanto ci credete per il ritorno? Noi ancora ci crediamo, venerdì facciamo un'altra diretta, venerdì siamo da Leandro alla Villa al Mare e ci sarà lì. Guarda dai balconi di casa mia, guarda se si vede, guarda. E allora, ragazzi, Pierfilippo, io mandateci questo video che lo pubblichiamo. Mandateci questo video, ok? Va visto bene, che avete i riferimenti, mandateci questo video perché è una di quelle cose belle della serata. Sempre perché siamo la Bari. Sempre. Grazie, grazie ragazzi, grazie mille. Un abbraccio, un abbraccio. No, queste sono. Grazie ragazzi. Io devo. C'era il coro, riprendiamola. Riprendiamola questa sera. Grazie ragazzi, grazie. Speriamo insomma che questi messaggi arrivino allo spogliatoio del Bari, ma io sono sicuro che la rabbia di Cesare e di tutti i compagni sia tanta e vabbè, servirà un'altra partita. Io chiedo venia a Pasquale Caputi che attende davvero da tantissimo tempo. Pasquale, Corriere del Mezzogiorno. E siamo andati lunghi, Pasquale, ovviamente per tantissimi collegamenti e soprattutto un po' per documentare l'amarezza di questa serata. Io ti chiedo un po' qual è stata la chiave in negativo dal tuo punto di vista. Buonasera Paolo, nessun problema, ci mancherebbe. La chiave in negativo secondo me è stato l'atteggiamento di una squadra che probabilmente... come molti di noi temevano, forse non ha comandato il gioco come avrebbe dovuto. Contro una squadra come il Sud Tirol, secondo me
non devi avere questo atteggiamento, perché poi, come dimostrato contro la Regina, poi può capitare che arrivi alla fine e faccia gol. Non è la prima volta che succede, è capitato contro il Bari, io mi aspettavo un Bari un pochino più arrembante, ecco, non così rinunciatario, non ha tirato in porta praticamente mai, e questo non va mai bene in una partita, diciamo, non dico secca, ma che si gioca su 180 minuti. Pasquale, è chiaro che insomma stasera in tanti finiscono, come si dice, in questi casi sul banco degli imputati, le scelte di Mignani che non hanno convinto, le scelte soprattutto nel secondo tempo, giudicate conservative, un Bari che ha rinunciato quasi ad attaccare, nonostante avesse iniziato con tre attaccanti, con Khedira, Esposito, con Antenucci, ma purtroppo ha costruito pochissimo. Forse quella di oggi è stata una delle partite nelle quali il Bari ha costruito meno nell'arco dell'intera stagione. Allora ti chiedo, merito di un Sutirol che ha di fatto murato tutto, o è un Bari che proprio l'ha interpretata non benissimo dal punto di vista, ecco, della pericolosità, cioè di aiutarsi a creare dei pericoli? Ma se tu ci pensi, è stata la stessa partita vista durante la stagione regolare. La differenza in quella circostanza è stata che è stato il Bari a segnare in zona Cesarini, stavolta è stato il Sutirol. Probabilmente Mignani, sulla base di quella partita, l'avrà letta esattamente in questi termini. Io penso che però in una partita come quella dei playoff, gara d'andata, dei playoff, di semifinali playoff, non puoi avere questo atteggiamento, devi pensare a chiuderla, altrimenti poi succede, cioè si rischia quello che poi è successo. Io credo che ci sia un po' di tutto, un po' di errori del Bari, un po' di merito del Sutirol, che comunque è questo. Io riparto da quello che ha detto Luca, sappiamo quello che il Bari non deve fare e sappiamo anche chi incontriamo, che caratteristiche ha il nostro avversario. Io mi aspetto che sulla base di questo il Bari abbia un atteggiamento mentale e anche tattico più spregiudicato. Uno, perché deve vincere necessariamente, non basta più un pareggio. Due, perché pur bastando un pareggio contro questo Sutirol così sparagnino e così calcolatore, il Bari non può fare lo stesso tipo di gioco. Quindi mi auguro che sia un pochino più coraggioso sotto il profilo dell'approccio e che abbia un impianto di gioco più propositivo, ecco. Quindi sì, Sutirol bene, Bari male, in questi casi accade quello che è successo. Nel frattempo ci sono le dichiarazioni di Mignani ai microfoni di Telebari, parla di un Bari pensieroso, non coraggioso, e lui dice, insomma, che è stato un errore evidentemente non forzare, però ammette come il Bari abbia subito gol di fatto in una delle due occasioni che ha concesso, purtroppo, aggiungiamo, sulla base anche di una leggerezza difensiva in entrambi i casi da parte di Mazzotta. Insomma, lui dice abbiamo perso una battaglia, ma il senso è che c'è la gara di ritorno. Al San Nicola dice cambierà il nostro atteggiamento e i miei uomini faranno di tutto per cercare di vincere questa partita in casa, ovviamente sulla scorta anche dell'entusiasmo, della spinta dei tifosi. Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda c'è Maiello, che dice che si giocherà una partita diversa poi nel ritorno, quindi venerdì 2 giugno. Pasquale, chi ti ha deluso di più questa sera sul piano dell'atteggiamento? Io penso che il Bari a centrocampo non sia stato quello che avrebbe dovuto essere. Mi aspettavo un Maiello più decisivo, mi aspettavo un Benedetti decisamente migliore, anche Maita l'ho visto, ahimè, in calo rispetto alla prima parte della stagione. Gli attaccanti tutto sommato non hanno fatto male, perché in queste condizioni, con poche palle giocabili, ci hanno messo almeno coraggio e grinta. Per me Khedira è stato il migliore, pur non avendo fatto chissà cosa, ma almeno ci ha messo tanta grinta, tanta buona volontà, è arretrato per prendere palla, ha fatto buoni interventi difensivi. Chiaramente è troppo facile parlare di Mazzotta, che ha sbagliato clamorosamente sul gol e anche prima era stato molto impreciso. Mi dispiace per Dorval, che secondo me era stato autore di un'ottima partita fino a quel punto in cui ha lasciato molto troppo spazio a Casiraghi di crossare per Rover, quindi un peccato per un ragazzo che stava facendo bene. Io francamente non capisco quando però Mignani dice abbiamo subito solo due tiri, di cui un gol, però il Bari non ne ha fatto neanche uno di tiro. Quindi
troppo facile dire sarà un'altra partita, un altro Bari, avremo un atteggiamento diverso. Non capisco perché si debba aspettare di sbagliare per avere un atteggiamento diverso. Sarebbe bastato, tra virgolette, avere l'atteggiamento giusto già oggi per poter parlare in maniera diversa della partita di ritorno, in cui di fatto non c'è via d'uscita, si deve solo e semplicemente vincere. Quindi è vero, su Tirol ha fatto poco, ma il Bari ha fatto meno di poco, quindi questa è una colpa assoluta, al di là delle responsabilità dei singoli che pur ci sono. Ripeto, per me è troppo facile gettare la croce addosso su Mazzotta in questo momento. Potremmo parlarne, potremmo parlare di tante cose, anche dell'approccio non positivo di chi è subentrato, anche se poi non è mai facile subentrare in una partita di questo tipo, in cui il Bari di fatto nel secondo tempo non ha giocato. Io penso che alla base di tutto ci sia stato un atteggiamento eccessivamente calcolatore, che se può andare bene in un campionato all'interno della stagione regolare, che è sempre paragonabile ad una gara di mezzo fondo, in una partita secca, o meglio, che si gioca su 180 minuti come quella dei playoff, e che quindi equivale ad uno sprint a tutti gli effetti, non può andare bene questo tipo di atteggiamento. Quindi mi aspetto che il Bari sia radicalmente diverso. Magari possa avere spazio qualche giocatore come Moracchioli, che contro squadre come il Sudtirol può almeno creare quella superiorità numerica che oggi nessuno letteralmente era in grado di creare. Molto chiara la disamina di Pasquale Caputi, Corriere del Mezzogiorno. Pasquale, grazie e a presto, buonanotte. Grazie a te Paolo, buonanotte a voi. Grazie ancora al nostro collega, siamo arrivati di fatto in chiusura. C'è Cino che saluto, che parla di scarso coraggio, sì, ma ragazzi è quello, la chiave purtroppo è quella. Io avevo questo timore, l'unico mio timore era quello dello scarso coraggio, e sono d'accordo con Pasquale, perché di fatto, per quanto tutti si siano sforzati, Duccio, di dire non dobbiamo giocare per il pareggio, in realtà stasera abbiamo visto un'altra cosa. Sì. Ed è chiaro che se tu giochi per il pareggio, poi magari c'è un giocatore che ti inventa la giocata, come ha fatto Casiraghi, che è l'uomo che Bisoli utilizza proprio per spaccare le partite, un po' come Mignani ha fatto con Moracchioli. Cross, errore individuale, tac, e si combina la frittata. Vogliamo trovare, diciamo, una buona notizia in tutto questo? Se fosse successo nella gara di ritorno, addio. Sì. È successo all'andata, quindi teoricamente c'è ancora modo di recuperare. E nella partita di ritorno il Bari deve avere un atteggiamento diverso perché lo richiede la partita, ma anche secondo me la scelta di uomini diversi, proprio perché il tipo di partita che andrà ad affrontare il Bari sarà diversa rispetto a quella di oggi. Quindi giocatori secondo me come Moracchioli, bravi nell'uno contro uno, che magari riescono a dare anche ampiezza al tipo di gioco che il Bari dovrà andare ad affrontare, secondo me sono più indicati. Quindi questo Moracchioli è giusto che venga rispolverato, ed è strano come questo calciatore. Sì, sì, io sono d'accordo con Luca, cioè il fatto di schierarlo per due partite da titolare, si è visto credo 4 presenze consecutive, poi è sparito, utilizzato quasi come l'uomo a un certo punto per rompere gli equilibri. Se non ci fosse stato il ritorno, probabilmente oggi sarebbe entrato lui, però ecco, siamo sempre nell'ambito dei calcoli. Ora, certo, è chiaro che, ragazzi, che non si abbia alcun dubbio sul fatto che chi non dormirà stanotte, probabilmente, adesso faccio una forzatura, è sicuramente l'allenatore, perché poi no, quando uno le azzecca tutte, no, Roberta, purtroppo questa sera è lui che viene in qualche modo molto molto criticato, però io lo dico, adesso è il momento di mettere da parte appunto il campionato, le frasi del tipo era una squadra che comunque si doveva salvare, che è andata oltre i suoi limiti. Adesso è il momento di fare la partita perfetta venerdì sera, perché questa città merita che la squadra vada in campo venerdì e la ripaghi in ogni modo, sul piano della prestazione e del risultato. Purtroppo nel calcio le due cose non sempre vanno di pari passo, perché spesso arriva il risultato e non la prestazione, o viceversa. Questa città merita venerdì di vedere una squadra che lotta con furore agonistico come mai successo in questo campionato, e che faccia di tutto per vincere la partita, perché se lo ricordiamo, se il Bari vince la partita, il Bari si qualifica in finale, ok? Quindi su questo non c'è alcun dubbio, il Bari deve vincere la partita di venerdì sera, e speriamo davvero che adesso il San Nicola venga utilizzato come quello strumento
a proprio vantaggio e non come una sorta di boomerang che purtroppo quasi va ad opprimere la capacità del Bari. Perché poi io aggiungo anche una cosa: non ci credo a queste teorie, no? Anche l'ultima volta lo ha detto un grande uomo di calcio come Frattali, dicendo che non è vero che lo stadio pieno ha rappresentato una forma di pressione, ma il gioco degli avversari. Purtroppo in questo campionato, Duccio, l'abbiamo detto, il Bari quando ha fatto male lo ha fatto sia con avversari chiusi che anche con avversari che se la sono giocata. Penso, no, per esempio alla partita con il Venezia, dove il Venezia ha perso ma ha messo in serissima difficoltà il Bari. Quindi è proprio una questione, non so se di fattori ambientali, mi sembra un paradosso. Adesso è il momento di fare di tutto, perché la Serie A non era programmata, lo sappiamo, ma adesso il Bari ci sta giocando, è lì. E non bisogna tradire i tifosi del Bari proprio sul piano dell'atteggiamento, perché io sono d'accordo, insomma, oggi onestamente vedere una squadra così poco coraggiosa in campo dispiace per chi si è fatto questi 1000 chilometri, dispiace anche per, avete sentito, noi perché puntiamo sui collegamenti, proprio per ricordare, laddove mai ce ne fosse bisogno, come il tifoso del Bari vive, no Roberta, appuntamenti di questo tipo, cioè li vive come se fosse in campo l'Italia in un quarto di finale dei mondiali. È la stessa cosa. Benissimo, ho fatto la mia predica finale, ma ragazzi, qualcuno, è chiaro che siamo arrabbiati anche noi, domani cercheremo con più lucidità di commentare. Grazie Duccio, un telegramma finale? Io sono certo che il Bari farà la partita della vita, perché veramente davanti a quelli che immagino saranno 50.000 tifosi non puoi che fare la partita della vita, quindi sono ottimista. Roberto? Restiamo sull'ottimismo che ci ha lasciato l'amico di Catanzaro. Crediamoci e andiamo a riprenderla. Andiamo a riprenderla, dice Roberta Nelli. Grazie per essere stata con noi nella Casa del Galletto. Grazie al nostro amico Duccio Curione, che ovviamente ritroveremo venerdì sera. E magari se avrà voglia. No, la mattina lui. Si è ancora a scuola, ma la scuola è finita. Sì, no, ma. Per voi professori, insomma, c'è ancora lavoro da fare. Quindi lo sentiremo e lo vedremo venerdì sera. Grazie alla regia di Francesco Capoti, Teo De Marinis. Vi ricordo che il Bari ha perso l'andata della semifinale playoff, Rover ha regalato al 92esimo il gol vittoria alla squadra di Bisoli, c'è il ritorno venerdì sera 2 di giugno alle 20.30 allo stadio San Nicola, noi ci sentiamo e ci vediamo domani mattina alle 11 con Caffè Playoff. Buonanotte da Paolo Ruscitto e tutta Radio Selena, presto.